serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica della nostra redazione. Oggi un appuntamento speciale, lungo, lunghissimo, insieme a voi, perché ovviamente ci sono stati 5 recuperi in Serie D, 2 riguardavano le squadre di casa nostra, sconfitta per il Pineto sul campo della capolista Campobasso, sempre in Molise invece la Vastese va a vincere sul campo dell'Agnonese. Ci sono state anche altre gare, ad esempio il successo, i successi di Recanatese sul campo del Porto Sant'Elpidio e dell'Aprilia contro il Vasto Girardi, lo 0-0, eccolo qua, del Monte Giorgio contro il Fiuggio. Ovviamente campionato questo che ha visto anche oggi una giornata di pausa in attesa di ricominciare settimana prossima, come vedete, con un Pineto Agnonese, Giulianova Monte Giorgio, soprattutto Vastese Notaresco e la trasferta del Castelnuovo contro il Vasto Girardi, ma che mercoledì vedrà un altro scontro tutto in chiave abruzzese tra Notaresco e Pineto. Noi faremo vedere le immagini, ma perché una puntata speciale? Perché alle 20.30 inizia l'ultimo turno di Serie C, ovviamente Girone C, tutto traslato alle 20.30, tutte le partite in contemporanea. Noi ovviamente seguiremo Teramo Viterbese insieme a voi, qualora lo vogliate, e così poi alla fine, insieme al post-gara, daremo anche gli accoppiamenti del girone C dei play-off, in una giornata che ha visto il Perugia nel girone B tornare ad un anno di distanza in Serie B, e curiosità, insomma, il Perugia torna in Serie B con il Pescara che invece sta mestamente scivolando a distanza di poco meno di un anno, esattamente nel punto dove aveva di fatto condannato il Perugia qualche mese fa. Do la buona serata a Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. E ovviamente nella postazione di Diretta Stadio, perché tra poco andremo al Bonolis, dove c'è la nostra Ania Cantagalli che seguirà per noi Teramo Viterbese. Siamo particolarmente curiosi di vedere le scelte di Massimo Paci, soprattutto in difesa, ma non solo, che ritrova qualche giocatore, ne perde qualcun altro. Però intanto vediamo in relazione, Andrea, ai risultati di questo pomeriggio che avete visto, anzi li rivediamo prima i risultati, così vi do anche i marcatori della giornata di campionato. Agnonese Vastese 0-1, gol al 38esimo di Diarra, 3-0 dell'Aprilia sul Vasto Girardi, dopo 4 minuti si era già sul 2-0, Martinelli, Succi e poi Bosi, tutto nel primo tempo, la vittoria della formazione di Galluzzo. Il Pineto perde di misura, era iniziata male la partita con il gol di Vitali, il raddoppio di Ladu a Campobasso. Poi Minnozzi a fine primo tempo aveva accorciato le distanze, si pensava, magari si sperava, almeno per parte biancazzurra, per parte abruzzese, che il Pineto potesse farcela nella ripresa ad impattare. Non è stato così. 0-0 tra Monte Giorgio e Fiuggi, e poi Porto Sant'Elpidio Recanatese 1-3, questo risultato niente affatto sorprendente, con la Recanatese che vince grazie gol di Sbaffo, Togola e Liguori all'85esimo, il rigore di Carissimi per l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Rientriamo perché vi facciamo vedere a questo punto la classifica aggiornata. Settimana prossima, come detto, ritorna la stagione regolare, ma in questo momento eccola qua la classifica. Campobasso 57 punti, ma con una partita in più rispetto al Notaresco, che ha 5 punti in meno, ma 2 partite da recuperare, mentre il Campobasso ne ha una sola. 44 punti per la Cinzia Albalonga, 42 per il Castelnuovo, 41 per il Matese. La Recanatese sale a 38 punti, il Monte Giorgio a 36, Vasto Girardi e Castelfidardo 35, 34 punti per l'Aprilia, 33 per il Pineto, che come detto tra mercoledì avrà un altro impegno, un recupero, sebbene in casa della vice capolista Notaresco. 32 punti per Vastese e Tolentino, 31 punti per il Rieti, 26 per il Fiuggi, 22 per Giulianova e poi 5 per l'Agnonese e 3 per l'Atletico Porto Sant'Elpidio. È scudetto, mi scrivono, sì, è scudetto, e insomma abbiamo avuto anche modo questo pomeriggio di seguire Sassuolo-Atalanta, che era diventata in maniera incredibile una partita di cui interessarsi. Comunque, Andrea, alla luce della classifica, tra poco vedremo anche il servizio, apriremo con il servizio Campobasso-Pineto. Che cosa ci ha detto questa giornata
di campionato, un po' tutto nelle previsioni, nel senso che la Vastese va a vincere sul campo della penultima della classe agnonese, seppur il Pireto in settimana non ce l'aveva fatta a raccogliere i tre punti. Il Campobasso batte proprio il Pineto, ma da capolista era quasi normale, che, cioè era un risultato che ci si poteva attendere, e poi la vittoria della Recanatese. Tutto secondo i programmi, secondo i pronostici. Beh, la vittoria della Vastese è fondamentale perché c'era bisogno dopo la pausa per il Covid. La Vastese aveva giocato a corrente alternata, aveva fornito una prova importante a Campobasso, meno quelle casalinghe. Oggi è arrivata questa vittoria, si dirà sì sul campo dell'Agnonese, però l'Agnonese aveva fermato il Pineto e i tre punti andavano presi, sono stati presi con merito, quindi una vittoria fondamentale per trovare dei punti che siano utili alla Vastese per avvicinarsi alla salvezza, anche se ci sarà molto da lottare. Per quanto riguarda il Pineto, dopo la vittoria con il Matese probabilmente c'è stata una flessione, probabilmente l'ambiente ha pensato che tutto potesse andare per il verso giusto nel far arrivare i recuperi. Invece la partita di Agnone ha fermato quel flusso positivo. Peraltro il Pineto ha giocato quella partita a distanza di una settimana, si sarebbe potuto dire in caso di pareggio in una partita giocata di domenica, beh, gli impegni ravvicinati. Invece no, il Pineto lì ha avuto una settimana per preparare la partita e non è andato oltre il pareggio. Oggi ha giocato una gara anche migliore rispetto a quella di Agnone, però contro una squadra forte e ha perso. Mi aspettavo di più a livello di approccio, invece il Campobasso ha dominato la prima parte di gara, ha meritato di essere avanti di due gol e a un certo punto sembrava poter ulteriormente dominare la partita. Pineto era in grande difficoltà. Poi tutto è cambiato con quel gol di Minnozzi, un calcio di punizione con incertezza del portiere Raccichini. Lì la partita è un po' cambiata. Nel secondo tempo il Pineto ha attaccato praticamente senza soluzione di continuità, ha più volte sfiorato il pareggio che a un certo punto avrebbe anche meritato. Nel finale c'è stata anche una grande parata di Mercato Corelli, che ha evitato il terzo gol del Campobasso, però insomma il rammarico direi che c'è più per la partita di Agnone, perché quella era una gara molto alla portata e bisognava fare tre punti. Quella di oggi era una partita più difficile, il Pineto l'ha giocata bene per metà, ha sbagliato la parte iniziale, alla fine l'ha persa, però il Pineto da queste due partite esce con un punto e dovevano essere almeno tre, e questo insomma poi ci riporta a quelle riflessioni sul fatto che quando si iniziano a fare i vari recuperi, a giocare così tanto e nel tempo, non è così semplice poi mantenere una certa continuità. Quindi insomma oggi un Pineto la cui prova io la promuovo in generale, però contro il Campobasso che è squadra forte e che ha colto tre punti pesantissimi, è un Pineto che può essere anche ago della bilancia della lotta per il vertice, perché mercoledì ci sarà il derby tra Notaresco e Pineto, e poi ricordiamo che ci sarà anche Pineto Campobasso all'ultima giornata, quindi se Campobasso e Notaresco saranno ancora in lotta per gli ultimi 90 minuti, il Pineto può ancora dire la sua da questo punto di vista. Sulle altre partite direi che Montegiorgio Fiuggi, il pareggio va bene alla Vastese e va bene anche al Giulianova che in questo momento con i recuperi delle altre, vediamo, è a 10 punti dal Tolentino. In questo momento non si giocherebbero i play-out, due partite da recuperare per il Tolentino, due partite da recuperare per il Giulianova. È evidente che la squadra si è assestata, parlo del Giulianova, ma c'è bisogno intanto di vincere i due recuperi contro le due ultime della classe e poi di fare punti, perché i play-out sono tutti da conquistare, e quindi anche per questo che il pareggio tra Montegiorgio e Fiuggi è un risultato positivo. Peraltro domenica c'è proprio Giulianova-Montegiorgio e sarà già quella una gara da non sbagliare. Assolutamente sì. Vi ricordo che poi nella seconda parte, a partire dalle 20:20, 20:25, sarà con noi per seguire la partita Teramo-Viterbese il direttore sportivo del Latina ed ex direttore sportivo del Teramo Marcello Giuseppe sarà con noi in studio. Peraltro devo dire la verità, a livello di inviti io non avevo effettivamente ripensato che oggi è un giorno particolare. Sono sei anni fa, proprio il 2 maggio di 6 anni fa, il Teramo vincendo a Savona conquistava, seppur temporaneamente perché poi sapete tutti com'è andata, il traguardo della Serie B. Facciamo così, ci andiamo a vedere subito il servizio del nuovo Romagnoli, Campobasso Pineto 2-1.
Una vittoria di grande valore quella del Campobasso ai danni del Pineto, tutti gol nel primo tempo, a seguire una ripresa in cui l'iniziativa è passata nelle mani degli abruzzesi che tuttavia si rendono seriamente pericolosi realmente solo in una circostanza, da valutare gli infortuni nei rossoblù di Esposito e Dalmazzi, dirige il signor Canci di Carrara. Dopo due minuti il tiro di Vitali è bloccato da Mercorelli, il Pineto dimostra buona organizzazione ma capitola già al nono quando è Ladu a lanciare la corsa di Cogliati, nessuno dei celesti è in grado di fermare l'attaccante rossoblù, il quale è steso in area da Mercorelli, si prosegue con la palla che giunge a Vitali, un gioco da ragazzi, il suo quarto gol stagionale, rossoblù avanti subito, il bis potrebbe essere servito già al 14esimo quando i celesti perdono palla, recupera il Campobasso che va al tiro con Ladu, para Mercorelli senza trattenere, risposta ospite al quarto d'ora con un angolo battuto da Romano, sfiorato da Della Quercia, al centro c'è un contatto fra Tengorang ed Esposito, i giocatori ospiti vogliono a gran voce il calcio di rigore ma non vengono accontentati dal direttore di gara. Il Pineto non si sfalda rispetto allo svantaggio. Al 18esimo il tiro di Della Quercia costringe Raccichini al tuffo. Il Pineto mantiene il possesso pala. Il Campobasso colpisce ed è letale. Succede al 27esimo quando Esposito a sinistra indovina un passaggio a dir poco illuminante per la corrente Ladu che ha tempo e spazio per amministrare la sfera e recapitarla alle spalle di Mercorelli. Campobasso 2, Pineto 0. Qualche minuto dopo il gol, Esposito in possesso palla, sente un dolore al ginocchio e si ferma. Nel giro di tre minuti Cutini provvede al cambio, fuori Vittorio Esposito, dentro Di Domenico Antonio, per lui si sospetta un infortunio al ginocchio, mentre al 32esimo il destro di Mastrippolito del Pineto termina abbondantemente al lato. Il Campobasso sa quando poter colpire, al 39esimo la girata di Cogliati appena in area è di una precisione estrema ma finisce per accarezzare la parte alta della traversa, sfiorato il tris. Il Pineto mai fuori dalla gara, al 41esimo riapre la contesa con un calcio di punizione distante di Minozzi, non perfetto Raccichini, abruzzesi in rete, termina così la prima frazione 2-1 per la squadra di Cudini. Pomante del Pineto decide il primo cambio, dal primo del secondo tempo dentro Ciarcelluti al posto dell'argentino Cernaz, abbastanza evanescente. Il Pineto tiene costantemente il possesso del pallone ma succede poco in fatto di cronaca, a provarci al 19esimo è Pepe dalla distanza con tuffo di Raccichini. Il Campobasso fa fatica ad uscire, a farsi pericoloso, mentre al 24esimo infortunio per Francesco, Esposito del Pineto. Da come si agitano i presenti sembra si tratti di qualcosa di grave, deve entrare al suo posto dal 26esimo Bumba, il giocatore rimedierà un infortunio abbastanza serio al braccio. Nel Campobasso fuori l'infortunato Dalmazzi, dal 35esimo dentro Sbardella, i rossoblù si abbassano pericolosamente, al 36esimo un rimpallo premia Romano che va al tiro ma Raccichini respinge molto bene, al 38esimo lo stesso Mbuma ha un'iniziativa a sinistra, cade Fabrianis, Sbardella è costretto a sventare, 30 secondi dopo è lo stesso Sbardella ad intercettare un cross, Raccichini è costretto a bloccare per evitare guai peggiori, il tiro del 41esimo di Di Domenico Antonio finisce fuori senza problemi per Mercorelli, il signor Canci assegna 5 minuti di recupero nei quali i rossoblù sono bravi a riappropriarsi del pallino del gioco, prova ne è una sforbiciata spettacolare di Vitali al 47esimo su cui Mercorelli si supera, finisce con la fondamentale vittoria del Campobasso in ottica primato ai danni di un valido avversario come il Pineto, può partire la festa dei rossoblù che si proiettano al primo posto a più 5 sulla seconda in attesa del recupero del Notarisco proprio contro il Pineto. E dunque vittoria per 2-1 del Campobasso in una giornata, come avete visto nel servizio di Telemolise del collega Gianni Bruno, condizionato, in una giornata condizionata da due infortuni e sembra esserci una particolare connessione tra il cognome Esposito e l'infortunio, perché prima Vittorio del Campobasso e poi Francesco del Pineto sono usciti dal campo in maniera claudicanti, insomma speriamo per entrambi che non sia niente di grave. Questa è una delle occasioni, peraltro tra un po' il gol che apre il match, il gol di Vitali, poi vedremo anche tra un po' ci sarà un episodio su cui ha un po' protestato il Pineto in area di rigore. Andrea, non so se tu hai avuto modo poi di rivederlo, quell'episodio, eccolo qua, se non erro è questo qua, su questo calcio d'angolo c'è
una trattenuta forse in area di rigore su cui protesta proprio Esposito con la trattenuta, credo, di Teng Korang. Anche se poi Pepe fa il gesto del braccio, quasi come ad aver visto un intervento con il braccio. Con il braccio più che trattenuta, dici? Sì, un intervento con il braccio, un fallo di mano, forse qui del numero 6 del campo basso. Forse questo qui. Ok. Sì. Perché non mi pare che il contrasto tra Teng Korang ed Esposito fosse falloso, però quell'intervento lì era meritevole della massima punizione. Sì, assolutamente sì. Abbiamo detto del Pineto, eccolo qua, lo rivediamo, grazie a Maurizio Daguin, regia, che ci supporta sempre in maniera egregia. Effettivamente il cambio di direzione del pallone può far pensare, però... Ma anche l'espressione del difensore del campo basso mi sembra un'espressione piuttosto colpevole, francamente. E anche Pepe, che era ben direzionato con lo sguardo, ha subito protestato facendo segno del braccio. E probabilmente, insomma, gli estremi c'erano. Io confermo la mia prima impressione. Grazie a Michele. Facciamo quel che si può. Da una abruzzese all'altra, vi facciamo vedere il gol, perché Andrea, poi insomma il servizio vedremo se arriva in tempo. So che c'è stato qualche piccolo contrattempo ad Agnone, però vi facciamo vedere il gol della Vastese di Diarra, che è questo qua. Arriva da un calcio d'angolo, evidentemente il Civitelle di Agnone oggi insomma baciato dal sole come in molte parti d'Italia, un calcio d'angolo e a questo punto... Sì, una sponda mi pare di Martinez e... interviene Diarra sotto porta. Mi sembra di Obodo la sponda, forse, credo, perché sale in alto Obodo e poi Diarra, questo giocatore molto molto interessante, e, insomma, è riuscito a battere il portiere dell'Agnonese, riscattando probabilmente quel, non dico passo falso di sabato scorso, però insomma in casa con l'Aprilia la formazione di D'Addario si aspettava di fare i tre punti. Sì, praticamente una carambola tra il numero 9 dell'Agnonese e Obodo, che va di testa, e poi va Diarra a mettere il pallone in fondo al sacco. C'è anche, ecco qua, queste sono alcune immagini del primo tempo, gli highlights. Anche in questo caso ci fa una Vastese che aveva bisogno di questo successo. C'è anche un'intervista, Andrea, mi dicevi? Sì, al dirigente della Vastese, ma grande ex della giornata, Maurizio Sabelli, che insomma ha parlato di questa partita. Lo ascoltiamo. Padrone di casa oggi no, però comunque mi sento a casa mia, e questo va anche a merito della società che oggi ci hanno ospitati in maniera encomiabile, in maniera molto ammirevole. Per cui, come agnonese, ringrazio la Polisportiva Olimpia Agnone per l'ospitalità di oggi. Detto questo, per noi oggi era importante portare un risultato a casa, perché anche noi, diciamo, al di là delle partite che dobbiamo ancora recuperare, eravamo in una posizione che forse non era consona a quelle che erano le nostre aspettative, però abbiamo giocato contro una squadra alla quale va fatto soltanto un encomio, perché è una squadra che, nonostante la classifica, hanno espresso dei valori quelli dello sport, effettivamente si sono battuti, ci hanno realmente reso, come si dice, la vita dura, per cui va un grande encomio alla squadra che è dell'Agnone, che veramente ci ha messo in grossa difficoltà, e questi sono insegnamenti per chi fa sport, cioè al di là del risultato è importante mettere tutto quello che ne ha sul campo di calcio. Sì, ora per la salvezza il cammino è ancora lungo, ma questo pomeriggio comunque è stato depositato un importante mattone per voi. Sì, diciamo che ovviamente le aspettative non erano queste, bisogna anche considerare che forse siamo l'unica squadra che due volte ha subito purtroppo la pandemia del Covid, e vi assicuro che sono delle situazioni che lasciano ovviamente dei segni, però diciamo che con la compattezza, con una società forte alle spalle e con un gruppo di ragazzi veramente ammirevoli, perché vi assicuro che lavorare in queste condizioni non è facile, però questo, permettetemi di dirlo, è stato veramente grande merito alla società, che ha sempre sostenuto in momenti di difficoltà il gruppo, la squadra. Bisogna dire, senza che nessuno si offenda, abbiamo anche un team manager che è stato veramente un figlio come loro, un padre per loro, e diciamo che è stato veramente decisivo in alcuni momenti di difficoltà. E Elenio Di Filippo, che ripeto, una persona straordinaria, è una persona che veramente ha, in questo momento così delicato, è stato un valore aggiunto di questa squadra e di questa società.
Queste le parole del dirigente della Vastese Maurizio Sabelli. Tra poco avremo anche le formazioni ufficiali di Teramo Viterbese. Vi dico già che c'è qualche sorpresa, ad esempio Arrigoni, diffidato, non gioca e quindi va in panchina per preservarlo, immagino, questa è l'intenzione di Paci, di preservarlo in vista del primo turno dei playoff. Tra poco ci sarà anche la nostra Ania Cantagalli in collegamento dallo stadio Bonolis di Teramo. Gli diamo il tempo di sistemarsi in tribuna stampa e allora noi ci vediamo il servizio di un altro recupero, quello... Ah, eccola qua, la vedo in bassa frequenza sulla colonna. Dire che oggi meteorologicamente non deve esserci, però insomma l'impianto di Piano Daccio non è proprio quello che si suol dire caldissimo. La vedo in collegamento, ciao Ania! Però ti... esatto. Buon pomeriggio, buonasera anzi ormai, buonasera, buonasera a voi. Aspettavo un buonasera Sire o buonasera vincitore, però insomma vabbè, per stavolta perdonata. Vabbè dai, una gioia ogni 40 anni capita a tutti, dai. Esatto, vedo qualcuno che gioisce alle tue spalle anche, Sì, purtroppo sì, ci sono disturbatori seriali. Esatto. E nell'azzurro. Vabbè, tra poco veniamo da te perché insomma abbiamo qualche sorpresa di formazione, c'è, non c'è Arrigoni che va in panchina, questo lo possiamo insomma dire perché è formazione ufficiale, tra poco la facciamo vedere. Noi ci vediamo a Priglia Vasto Girardi e poi torniamo da te. E si comincia in questo momento. Aprile, Vasto Girardi può iniziare con il primo possesso in favore degli ospiti che provano subito a salire con una verticale interessante che trova Mercai che allarga sulla destra per Minchillo, prova subito a rendersi pericoloso il Vasto Girardi. L'Aprilia in qualche modo recupera il pallone e sale in avanti, c'è un po' di spazio improvvisamente, Vasto Girardi già scoperto, sale Bosi sulla sinistra, poi bella palla interessante al centro, è tutto regolare, l'Aprilia è già in vantaggio dopo pochissimi secondi di gioco, l'ha sbloccata la squadra di casa, una grande azione sulla sinistra da parte di Bosi e Aprilia che va avanti subito. Martinelli a segnare per i biancoazzurri. Per l'Aprilia non si è vista questa difficoltà e anzi continua ad attaccare la squadra di Galluzzo con Bosi. Punta Guglielmi, occhi negli occhi, rientra sul destro Bosi, traiettoria sul secondo palo interessante! E sono già due per l'Aprilia, questa volta Succi di testa, trova il palo lontano, allarga le braccia a Guerra perché davvero vede i suoi in bambola. Redarguire solo verbalmente il numero 6, punizione già battuta, è tutto regolare, attenzione, c'è la chance per Bosi che fa 3-0, ha battuto immediatamente cogliendo di sorpresa la retroguardia del Vasto Girardi, tutti i giocatori ospiti a protestare con l'arbitro, ma è tutto regolare, ha segnato Daniele Bosi. Ultimo pallone del match, l'arbitro mette il fischietto in bocca, 1, 2, 3, i tre fischi che sanciscono la vittoria dell'Aprilia, tre fischi, tre gol, tre punti per l'Aprilia. Oh, tre gol e tre punti per l'Aprilia, Vasto Girardi che come tutte le squadre che hanno avuto momenti di stop alla ripresa, è evidente che sì, hanno delle difficoltà. Vasto Girardi è stato fermo per un bel po' di tempo, già la squadra era un po' in flessione e questo stop ha fatto evidentemente male, anche perché hanno preso due gol in 4 minuti, ma come li hanno presi? Squadra disorientata, belle statuine, Vasto Girardi è una squadra normalmente abbastanza solida e l'Aprilia che nell'ultima partita in casa aveva preso 5 gol prendendone diversi proprio all'inizio, questa volta per contrappasso è riuscita a chiudere la gara dopo 4-5 minuti, poi ha segnato anche il terzo gol, il protagonista eccolo qui, Bosi, ricordate il giocatore che aveva sbagliato il rigore contro il Notaresco, oggi 2 assist e il gol del 3-0 in prima persona, partita che non ha avuto storie, non è un risultato questo che fa comodo alle squadre abruzzesi che sono lì in basso perché l'Aprilia era diciamo ai margini della zona play-out, ora è un po' più su,
Però insomma, tant'è, anche l'Aprilia è una squadra che ha tanti alti e bassi, ma direi che questo è un campionato condizionato molto dal Covid, perché quando le squadre si fermano e poi devono ripartire è sempre un gran problema. Le prime della classe, Notaresco, Campobasso e Castelnuovo, Castelnuovo non è stato sfiorato dal Covid finora. Campobasso e Notaresco hanno avuto problemi, ma problemi minori, e anche per questo, oltre che per la loro forza, sono lì in alto. Anche la Cinzia ha avuto discreta continuità, tutte le altre squadre che hanno fatto i conti con il Covid purtroppo hanno perso diversi punti, perché poi questo incide alla ripresa dell'attività. Assolutamente sì. Oh, allora, adesso andiamo con le formazioni ufficiali, torniamo a Teramo da Ania, perché Ania ce le dici proprio le formazioni? Io ce l'ho davanti il file, però eccolo qua. Sì, alcune sorprese ci sono, Jacopo, come dicevi tu, Teramo confermato con il 4-4-2, ma non c'è Bellucci, che tutti davamo insomma all'esordio quest'oggi in difesa. C'è invece l'ingresso, il ritorno di Lasic sulla parte destra della difesa, il conseguente spostamento di Piacentini di nuovo come difensore centrale, quindi Lewandowski tra i pali, Lasic soprano Piacentini e Tentardini, che torna oggi dopo aver scontato 3 giornate di squalifica ad occupare il suo posto sulla parte sinistra della retroguardia. Torna anche Ilari e torna anche Santoro, confermato Lombardi a centrocampo proprio per tutela di Arrigoni, per consentire, per evitare cartellini gialli al capitano, che potrebbero poi, avrebbero potuto fargli saltare il primo turno del playoff, e Costa Ferreira a completare il centrocampo. Bombaggi ovviamente è titolare in attacco, con Billy Gea che vince invece il ballottaggio con Pinzauti, e Thierry Mateng titolare nel suo ruolo. Billy Gea, quando l'Avellino ha occupato invece il ruolo di esterno d'attacco della difesa del centrocampo, che ha 4 a disposizione. Di Paci ci sono Valentini, Arrigoni e Mungo, che è l'altro diffidato, insieme a Vitturini, K, Pinzauti, Di Francesco, Bellucci, Chiermaten e Gerbi. Risponde la Viterbese di Agenore Maunizzi, che oggi torna da ex Albonolis, e prima, fino a qualche minuto fa, si è intrattenuto a parlare a bordo campo sia con il presidente del Teramo Franco Iachini, sia con il direttore sportivo Sandro Federico, con il consueto 4-3-3, o almeno così dovrebbe essere, con Bisogno tra i pali, Palbo, De Santis, Camilleri e Porro in difesa, a dopo Salandria e Besea a centrocampo, con Tuncarà, Simonelli e Murillo in attacco. A disposizione ci sono Daga, Bensaia, Ricci, Sicilia, Unso, Rossi, Zanon e Menghi, con il direttore di gara, se non vado errata, è Longo, a dirigere appunto questo incontro quest'oggi al Bonolis. È l'ultima della stagione regolare qui allo stadio Gaetano Bonolis. Il Teramo ha l'obbligo di vincere per cercare insomma di centrare quel settimo posto, che attualmente è distante un punto ed è nelle mani del Foggia. Ricordiamo che tutta l'odierna giornata, ultima giornata della stagione regolare del Girone C, si giocherà alle 20:30. Il Foggia ospita il Catania, Virtus Francavilla ospita il Palermo, che è altro avversario che il Teramo insomma deve sperare non vinca quest'oggi per cercare di centrare il settimo posto, che vuol dire giocare in casa il primo turno playoff, che si giocherà già dal prossimo 9 maggio. A te. Assolutamente sì. Oh, io non so voi, ma io per avere, avete presente i sottotitoli? Per avere la trascrizione scritta del dialogo al centro del campo di Maurizio con i dirigenti del Teramo pagherei il mio conto corrente per intero. Ma è curiosità assolutamente giornalistica. C'era Federico a parlare con Maurizio, sì, anche. Sì, sì. Almeno uno che è rimasto, perché sì. Rispetto a... Ah, te dici, è l'unico con cui poteva avere un passato giustamente. Sì, gli altri sono, tutti sono gli altri nuovi. Sono cambiati. Assolutamente sì. Vediamo un po', siccome Ania tu ci hai fatto giustamente una panoramica, perché si gioca per questo famigerato settimo posto, che nell'economia del primo turno assicura l'unica gara in casa, la gara unica in casa. Poi in realtà anche la settima andrà fuori dopo il primo turno, però almeno il primo turno lo assicura in casa. Noi martedì abbiamo provato a mettere... a fare alcune combinazioni, partendo dal presupposto che Teramo la sua gara deve vincerla. Cominciamo a vederla, perché in realtà ci sarebbero alcune combinazioni probabili. Il Palermo o dentro o fuori casa, il Foggia fuori casa, oppure in caso di nono posto
Juve Stabia o Catania. Peraltro la possibilità che rientrasse la Turris nel discorso playoff è stata annullata dalla sconfitta nettissima 3-0 contro la Cavese del recupero. Queste sono alcune delle combinazioni possibili. Chiaramente molto si guarderà sia allo Zaccheria di Foggia, ma soprattutto allo stadio di Francavilla Fontana, dove va il Palermo, perché è chiaro che nel momento in cui il Palermo dovesse vincere la sua partita, il Teramo certamente da ottava o da nona, poi bisognerà vedere il Foggia cosa farà, con la vittoria del Palermo certamente il Teramo avrà la prima gara fuori casa, anzi avrà tutto il cammino che noi auguriamo sia il più lungo possibile fuori casa, esattamente come lo scorso anno. Peraltro in settimana Ilaria ha detto, insomma, è importante avere il turno in casa. Pace ha detto, non è poi così importante, perché quello che conta è la mentalità. Io voglio sapere da voi se, poi c'è anche un'altra pagina di combinazioni che tra poco vediamo, voglio sapere da voi se astenetevi dal Catanzaro-Teramo 0-0 di qualche mese fa, però in realtà per questa squadra, per come l'avete visto e anche in relazione ai probabili avversari, giocare in casa o fuori casa il primo turno è indifferente, oppure può rivestire, soprattutto senza pubblico, può rivestire un'importanza. Parto da Andrea e poi vado da Ani. Se guardiamo il campionato, il rendimento del Teramo in casa è nettamente migliore rispetto al rendimento in trasferta, quindi è evidente che giocare in casa sarebbe un grande vantaggio, anche perché poi hai due risultati su tre. La trappola giocando in casa qual è? È che al di là del fatto che non c'è pubblico, ma puoi essere al contrario condizionato proprio dal doppio risultato e fare una partita anche passiva. Io ricordo lo scorso anno il Catanzaro contro il Teramo, insomma, non è che fece una gara particolarmente brillante, speculò su quello 0-0, ma poi fare quello può essere anche pericoloso. Quindi diciamo che in linea di massima è evidente che è un vantaggio giocare in casa. Due risultati su tre, e il rendimento del Teramo di quest'anno dice che al Bonolis questa squadra fa decisamente più punti, quindi sarebbe opportuno vincere e sperare nelle mancate vittorie delle due concorrenti per il terzo posto. Non è semplice, perché anche se stiamo vedendo grande correttezza, grande sportività, grande lealtà, la Cavese retrocessa ha strabattuto la Turris e le ha tolto il sogno playoff, quindi sono convinto che la Virtus Francavilla farà una partita più che dignitosa e cercherà di rendere difficile la gara a un Palermo che però è motivato, mentre la Virtus Francavilla può già pensare, certo, alla prossima stagione. L'altra partita invece è decisamente più tirata e più serrata. Poi, quando vuoi, Jacopo, diamo uno sguardo anche agli altri due gironi, sì, per dare una piccola infarinata su quello che è successo. A proposito, auguri al Perugia, che a distanza di neanche 12 mesi, sì, diciamo, no, di neanche, perché è Ferragosto, sì, da Ferragosto ai primi di maggio torna in Serie C. Peccato per il Padova, che ha fatto gli stessi punti, ma lo scontro diretto ha fatto la differenza. Complimenti al Perugia. Assolutamente. Poi rispondiamo alla domanda sul fatto se la Lega di Serie D voleva portare retrocessioni da 4 a 3, se noi sappiamo qualcosa. In realtà, ma non questa, non certa, esatto, io quello volevo dire. Cioè, quello per cui bisogna mentalizzarsi quando si parla di un campionato è che certamente quando ci sono cambiamenti strutturali nel modo con cui si eleggono le formazioni che salgono o scendono di categoria, certamente ci vuole, se si fanno queste modifiche in corso d'opera, certamente ci vuole un campionato di mezzo, in modo che tutti partano con le stesse regole e coscienti di quello che sarà il destino qualora si arrivi in una determinata posizione di classifica. Queste intanto sono le immagini del riscaldamento da Teramo. Allora, Aya, torno da te rapidissimamente per chiederti come hai vissuto questa doppia opinione. Io ho preso Ilari perché è quello che ha detto con maggiore forza, insomma, ci interessa relativamente, ha detto ci interessa particolarmente giocare la prima in casa, forse memore dallo scorso anno, mentre Pace ha detto l'importante è la mentalità con cui si affrontano. Secondo te chi è che ha bleffato?
ovviamente Paci, a mio avviso, che come sempre fa un po' da pompiere. Intanto vi segnalo Maurizio, non so se lo vedete vicino al fotografo, che cammina verso la squadra che si sta allenando, verso l'11 che si sta allenando. Ovviamente Paci, come sempre fatto in quest'annata, fa un po' da pompiere, no? Per non sovraccaricare di responsabilità un gruppo che evidentemente troppe responsabilità non riesce a gestirle, e di conseguenza prova un po' a gettare acqua sul fuoco e a dire sì, vabbè, ma tanto anche se non arriva al settimo posto non fa niente, comunque noi dovremmo essere capaci di andare a vincere anche fuori casa, se così non dovesse essere. Quindi il discorso ovviamente c'è, è logico, perché lui da allenatore cerca comunque di far vedere la via d'uscita, anche se ovviamente a rigor di logica sarebbe meglio centrare il settimo posto e giocare in casa, proprio per quello che diceva Andrea, per il Teramo, per quello che è stata la storia del campionato del Teramo, che si è sempre espresso meglio qui al Bonolis nonostante l'assenza di pubblico che fuori casa, mancando un po' di carattere, mancando un po' di insomma di capacità di segnare, di un centravanti, delle solite problematiche che insomma che abbiamo spesso analizzato in quest'annata. Quindi Paci ha fatto un po' il pompiere, Ilaria ha detto secondo me la verità, perché giocare in casa il primo turno sarebbe per il Teramo un vantaggio, ma come ha detto Andrea dovrebbe stare attento poi la squadra di Paci a non trasformare questo vantaggio in un motivo per speculare insomma sulla possibilità di fare di vincere o di pareggiare per passare il turno. Lì poi deve comunque dimostrare la maturità di saper accedere al secondo turno giocando in casa, però è chiaro, certo. sarebbe meglio per il Teramo giocare in casa, quindi Paci ha cercato un po' di togliere responsabilità e pressione alla squadra, perché anche l'anno scorso abbiamo visto che il Teramo le pressioni non riesce a gestirle molto bene. Hai perfettamente ragione. A proposito di giustamente Andrea ci diceva, facciamo il punto sugli altri gironi. Andrea, il girone B, sì, come detto, si è risolto quasi al sì, photo finish, sì, praticamente il primo posto. Negli altri due, settimana scorsa avevamo fatto vedere le immagini della festa del Como, nel girone C neanche a parlarne, praticamente a gennaio la Ternana aveva già fatto il suo, adesso ci sono gli incastri, sì, playoff. Peraltro nel girone B c'è un particolarissimo Matelica San Benedettese, facciamo i complimenti al Matelica, perché Ciccio Micciola e Gianluca Colavito comunque hanno fatto un grandissimo lavoro a Matelica, soprattutto l'anno scorso, ma soprattutto in questa stagione di noviziato. Dall'altra parte una squadra che è chiaramente sull'orlo del baratro. Nel girone A si sta giocando, non so se sono finite le partite. Sì, sono finite. Sono finite. Nel girone A gli accoppiamenti sono i seguenti: Pro Patria Juventus Under 23. Peraltro un inciso, la Juventus Under 23 vinceva 2-1 a Piacenza e la Juventus prima squadra perdeva a Udine. Sì. Poi è cambiato tutto, ha perso. C'è stata l'osmosi, c'è stata. Sì. Pro Patria, Juventus Under 23, Lecco Grosseto e Albino Leffe Pontedera. Questi sono i tre accoppiamenti del primo turno nel girone A. Nel girone B, vi ricordate, già la scorsa domenica vi dicemmo che il Modena ormai era praticamente quasi al sicuro, mancava un punto, poi sì, la sera sono arrivati tre punti, quindi il Modena la migliore quarta, è come se avesse vinto la Coppa Italia di Serie C, che non si è disputata quest'anno, quindi entrerà più in là nel tabellone dei playoff. Entra l'undicesima in questo raggruppamento, entra quella Virtus Verona che è stata coinvolta da quello scandalo, però sì, entra nei playoff. Peraltro il Monza ha avuto lo scandalo del casinò, qui ha avuto lo scandalo dei giocatori che sono stati coinvolti da questo grave fatto di cronaca, però poi le due squadre hanno centrato l'una l'obiettivo del playoff e il Monza invece si è rimesso in gioco per il secondo posto in Serie B. Dunque, gli accoppiamenti in questo girone B sono Triestina Virtus Verona, Cesena Mantova e Matelica San Benedettese. Sì. La quinta classificata, Feralpi Salò, che oggi ha perso in casa col Perugia, la partita che ha dato dunque la Serie B alla squadra di Caserta. La Feralpi Salò è come se fosse la quarta degli altri gironi, certo, quindi sarà esonerata dal primo turno. Questo per ora. A proposito di Perugia, tu giustamente prima hai detto, a distanza di alcuni mesi,
Guardate, voglio essere ottimista, andiamo a vincere a Castellammare se ci capita. Ovviamente questo chiaramente è un tifoso del Teramo. Vediamo innanzitutto prima l'accoppiamento. Noi siamo qui per vivere questi 90 minuti, per dirvi poi quale sarà l'avversario. Hai detto del Perugia e strano caso del destino, perché poi il calcio sa essere anche beffardo, con lo stesso arco temporale. Pescara non solo torna sul luogo del delitto, cioè in zona caldissima, ma questa volta ai noi tutti, tifosi abruzzesi, compie veramente il casino finale, perché insomma manca veramente solo la matematica a certificare questa retrocessione. Ieri ennesima partita davvero incredibile a Cosenza, dove si diceva la partita della vita, la partita che deve cercare di riportare qualche minima chance di salvezza, magari non diretta, attraverso i playout. E invece dopo 10 minuti, poi noi, te l'hai raccontata in diretta, noi eravamo in diretta TG, praticamente un 1-2, e da quel momento in poi, dal decimo del primo tempo, non si è più giocata. Intanto Checco ti chiede se chi ha più possibilità di rimanere sulla panchina della Juventus tra Zauli, Under 23, e Pirlo, prima squadra. Ti saluta Checco. Ciao Checco. poi ti facciamo rispondere, però... È chiaro che questa è una formazione. Martedì, nella gara interna contro la Reggiana, ci potrebbe essere la matematica certezza di una retrocessione che manca veramente da tantissimo tempo. Sì, ed erano altri tempi, perché l'ultima retrocessione c'è stata nell'estate del 2007, ma lì c'erano anche gravi problemi societari e una instabilità che poi è sfociata in tanti cambi di proprietà che poi hanno condotto il Pescara al fallimento della vecchia Pescara Calcio S.p.A. e poi nel dicembre del 2008 e poi nel gennaio 2009, cioè il mese successivo, l'avvento con l'acquisto del titolo in tribunale della nuova proprietà, in quella cordata della quale faceva parte Daniele Sebastiani. Quindi erano tempi diversi. Questa retrocessione sarà, presumo, matematica martedì. Oggi c'è stata anche una contestazione da parte dei tifosi che sono stati al Poggio per insomma, testimoniare insomma, quella che è la rabbia dell'ambiente, che ha accettato a fatica, anche se un po' per il Covid, un po' perché... Diciamo che le testimonianze da un punto di vista del calore si sono un po' intiepidite rispetto a tempi trascorsi, rispetto a diversi anni fa, ma anche il Covid ha avuto il suo impatto, perché essendo vietati gli assembramenti, non potendo andare allo stadio i tifosi, ecco, e poi la partita di ieri si è giocata in trasferta. Oggi però è arrivata questa testimonianza di rabbia da parte di una città che invece stava quasi accettando supinamente questa retrocessione, visto che anche nella partita con l'Entella, insomma, la squadra è tornata tranquillamente poi in albergo. Non che debbano accadere dei disordini, però è evidente che quando il verdetto si avvicina c'è sempre grande agitazione, no? E invece quel poco o pochissimo nulla che si è visto a livello di agitazione nell'ambiente è stato lo stesso livello che abbiamo visto all'interno della squadra, perché questa squadra è stata per larghi tratti di questa stagione esanime. Tanti problemi di natura tecnica, di natura tattica, ma anche una scarsa voglia di lottare, che ieri ha trovato un'ennesima pagina, perché quello che abbiamo visto ieri è uno dei tantissimi episodi di una squadra che quest'anno ha fallito delle partite, intanto dal punto di vista motivazionale. In questo la gestione Grassadogna aveva parzialmente portato dei giovamenti rispetto alle gestioni tecniche, in particolare di Oddo e in buona parte di Breda, però poi ieri di nuovo i nodi sono tornati al pettine, ma direi già nella partita con l'Entella erano due gare da non fallire, e invece il primo tempo con l'Entella è stato inguardabile, ieri tutta la partita è stata inguardabile, quindi la naturale conseguenza è la retrocessione, e vedremo se e come la società riuscirà a fare
questo Repulisti che doveva essere fatto evidentemente già lo scorso anno, ci sono i contratti in ballo. Infatti ne ha parlato il DS Bocchetti ieri, insomma in conferenza stampa glielo avete chiesto, ha detto ma è difficile far capire che poi ci sono dei contratti, come per dire non vi aspettate che andranno tutti via così seduta stante solo perché magari la squadra retrocede, perché non sarà una questione automatica. Non ci sarà l'automatismo per cui un giocatore dalla Serie B retrocede in Serie C e dice vabbè allora vado via, eccovi il contratto, me ne vado da un'altra parte. Assolutamente no, è sembrato almeno a me personalmente un po' mettere le mani avanti rispetto a delle richieste di Repulisti che arriveranno certamente nel momento in cui ci sarà la matematica. Non so se te hai avuto la stessa sensazione. In realtà bisognava procedere con tutto ciò anche prima dell'inizio di questo campionato, poi non è accaduto un po' perché poi servono delle proposte, delle offerte. Chi ha un contratto e ha un contratto ben remunerato va via se va in una squadra che lo alletta e che gli propone anche delle cifre comparabili, possibilmente migliorative. Non lo si è fatto anche perché non c'è stato tutto questo tempo, perché quando finisci una stagione a Ferragosto e già i primi di settembre, quindi tempo due settimane, ti devi ripresentare per fare il ritiro, il mercato non ha i tempi soliti ma tempi molto ristretti, quindi da questo punto di vista non è stato neanche semplice. Si poteva, si doveva fare meglio sia nel mercato precedente sia nel mercato di gennaio, dove l'unico acquisto che ha avuto un impatto è stato De Sena e gli altri giocatori invece non hanno dato contributo, addirittura alcuni non li abbiamo visti quasi per niente, tipo Tabanelli, altri hanno giocato a singhiozzo e peraltro male come Sorensen. L'unico giocatore che ha tenuto onore al proprio trascorso è De Sena, che ha quasi dimostrato di tenere a quella maglia molto più di quanto hanno fatto quei senatori che ieri sono stati in qualche modo pungolati, se non attaccati, senza mezzi termini direi, dal DS Bocchetti, perché quando si dice che devono essere quelli della vecchia guardia i senatori a dover trascinare un po' gli altri, perché sanno cosa vuol dire giocare per il Pescara, e questo non è avvenuto a detta di Bocchetti, quindi è evidente che lì si possono andare a cercare delle cause di questa malsana stagione. E poi chiaramente c'è la responsabilità principale, che è quella della società, del presidente Sebastiani e dei direttori, e lo ha detto anche ieri Bocchetti, si è assunto il 90% della responsabilità come società, come dirigenti, perché hanno sbagliato le valutazioni e quindi è venuta fuori una squadra che poi ha prodotto quel poco che abbiamo visto. Assolutamente, ce lo andiamo ad ascoltare il direttore sportivo del Pescara Bocchetti, poi andiamo in pubblicità e rientreremo perché sono le 20:18 e quindi ci avviciniamo al fischio inizio di Teramo Viterbese. Vedo che si sono accese anche le luci allo stadio Gaetano Bonolis, quindi siamo per entrare in clima partita. Ci ascoltiamo il DS del Pescara Antonio Bocchetti, pubblicità, e poi rientriamo per l'inizio della gara tra Teramo e Viterbese. Per mandare adesso l'allenatore dopo tanti errori, onestamente mi sembrava veramente poco carino. È giusto che la società ci metta la faccia per tutti gli errori che ha fatto, chiedendo scusa a tutti, perché una prestazione del genere è incommentabile. Sono stati fatti errori di valutazione per quanto riguarda la rosa, sugli acquisti, sulla valutazione di tante componenti. È normale che se arriviamo a esonerare due allenatori su tre in un campionato, qualche errore si è fatto. Però speravamo che con Grassadoni qualcosa si stava vedendo, qualcosa si stava riuscendo a fare, però nei momenti topici poi delle partite noi veniamo sempre meno. E questa è una storia che si ripete per tutti e tre allenatori, partendo da Massimo Oddo, che quando ha vinto con la partita con Cittadella non ci siamo mai ripetuti dopo, è capitato dopo la Reggiana con Breda ed è capitato due o tre volte con Grassadoni, che dopo una vittoria la squadra è sempre venuta meno a livello nervoso e mentale. Noi che siamo traditi, è normale che lo zoccolo duro dà una mentalità ai nuovi, non è che i nuovi possono dare una mentalità vincente a quelli che già sono qui e sono qui da tanti anni.
purtroppo è mancato proprio questo, ma adesso dare colpe ai giocatori, dare colpa a questa squadra onestamente non mi va, perché i principali responsabili siamo noi società, sono io direttore e poi a cascare tutti quanti, quindi non mi sento in questo momento qua di dare delle colpe solo a loro, ma le dobbiamo dividere un po' tutti. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, ci proiettiamo verso il fischio d'inizio di Teramo Viterbese, come promesso il direttore sportivo del Latina Marcello Di Giuseppe che torna a trovarci, ben ritrovato Marcello. Ciao. Allora, tra poco il fischio d'inizio di Teramo Viterbese, squadre che sono tra poco scenderanno sul terreno di gioco, ne approfittiamo con Ania che saluto e che immagino tu voglia salutare il direttore in studio per ricapitolare le formazioni con l'ausilio velocissimo della grafica. Ania. Sì, lo segui, un abbraccio al direttore prima di tutto e poi segui anche Francesco Di Francesco che mi saluta, che è appena arrivato allo stadio ed eravamo, come vi dicevamo, come abbiamo già detto, con il 4-4-2, Lewandowski tra i pali, Lasic, Soprano, Piacentini e Tentardini in difesa con Ilari, Santoro, Lombardi e Costa Ferreira a centrocampo. Bombaci e Pirligea sono le scelte invece per l'attacco di Massimo Baci. 4-3-3 invece della Viterbese di Agenore Maurizi, dell'ex Agenore Maurizi, la risposta alla formazione del biancorossa con Bisogno tra i pali, Falco, Pesanti, Scamilleri e Porro in difesa, a dopo Saladri e Besea a centrocampo, Tuncara, Simonelli e Murillo sono invece le scelte di Maurizi per il reparto avanzato. Squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo, mancano 5 minuti più o meno al fischio inizio di questo match e all'intera giornata del girone C, l'ultima giornata del girone C. Comunque le scelte di formazione, prima della pubblicità ovviamente stavamo facendo, e allora riparto con te Marcello, stavamo facendo un punto prima del fischio di inizio di Teramo Viterbese, ne approfittiamo. Perché in realtà stavamo parlando della situazione a distanza di qualche mese, si sono un po' ribaltate le cose Perugia-Pescara, da quel 14 agosto quando il Pescara si salvò a Perugia attraverso i tiri dal dischetto, adesso il Perugia oggi vincendo a Salò è tornato in Serie B e il Pescara martedì potrebbe avere la matematica certezza della retrocessione che manca da tanti anni in casa biancazzurra, ecco, ricostruire, però non è facile, perché dalla B alla C è un gradino che se tecnicamente non è enorme, ma dal punto di vista dei contratti, dei tipi di giocatori, sì, non sarà facile poi ricostruire, perché servono, come si suol dire, giocatori di categoria a quel punto. Intanto è chiaro che una giornata non è matematica, ma è una giornata molto triste, perché il pensiero del Pescara in Lega Pro e in Serie C fa male per tanti motivi, fa male perché l'Abruzzo purtroppo in questo momento, ecco, si può sperare forse più nel Teramo, nel miracolo Teramo tramite i playoff e non nel miracolo Pescara, perché effettivamente le possibilità di una permanenza in B sono ridotte al lumicino. Dispiace tanto, però è chiaro che Pescara è una piazza talmente importante non solo a livello regionale che adesso bisogna rimettersi a lavorare, ma non che non sia stato fatto il lavoro, purtroppo adesso sarà il tempo sicuramente dei processi e secondo me anche esagerati saranno. È ovvio che questi due anni soprattutto, ma forse andiamo anche un po' più là, è qualche anno che c'è un po' di sofferenza ed è normale che questa retrocessione adesso apre un discorso diverso che riguarda la Lega Pro, è una Lega Pro complicata, poi è chiaro che loro sanno soprattutto i contratti adesso che sono in essere a Pescara, certo, perché adesso quelli faranno la differenza. Probabilmente a livello tecnico, parlo di squadra, bisognerà fare una ricostruzione, riprogrammare, cosa non facile, e poi bisogna anche capire che tipo di campionato e soprattutto che girone andrà a fare il Teramo, il Pescara, perché è chiaro che in Lega Pro
Si trovano, soprattutto se si vuole primeggiare, è chiaro che si trovano tante difficoltà e comunque tante società e squadre attrezzate. Ripeto, oggi è una giornata dove il dispiacere rimane forte, perché veramente Pescara è un peccato vederla in Lega Pro, pensarla in Lega Pro, però sono convinto che con un buon lavoro da fare, chiaramente c'è tanto da fare, comunque io penso che nel giro di qualche anno, penso che Pescara la ritroveremo dove merita, e su questo non ho dubbi. Ecco, perché poi in realtà molti potrebbero, tra virgolette, prendere il caso del Perugia, che ha smantellato quasi nulla rispetto alla scorsa stagione, e pensare che una neo-retrocessa possa essere automaticamente candidata d'obbligo in Lega Pro. Spesso è così, ma il caso Perugia negli ultimi anni è diventato più un'eccezione che la regola. E il Bari sta lì, per esempio, a certificarlo. Sì, vabbè, anche se il Bari ha fatto un percorso diverso, è chiaro che come tutte le retrocessioni dalla A alla B, dalla B anche in Lega Pro, ti consentono un piccolo paracadute che diciamo che è la cosa che, su cui in tanti puntano per cercare di ritornare subito su di categoria. Poi ci sono le scelte, il Perugia ha fatto una scelta ben precisa, è stato bravo ma anche molto fortunato, poi è chiaro che nel vincere subentra anche il fattore fortuna, perché è chiaro che le ultime partite sono state al cardiopalma, il Perugia è venuto fuori da una situazione dove probabilmente prima il Padova e poi il Sud Tirol, il campionato tra virgolette, l'hanno buttato, però onore al Perugia, ma è chiaro che non è comunque facile vincere subito, e poi dipende sempre da che tipo di programma uno ha, da che tipo di scelte fa, però è normale che pensare al Pescara in Lega Pro, è ovvio che uno deve per forza pensare comunque in maniera ambiziosa. Assolutamente. Una piccola aggiunta, poi c'è la partita. Il Pescara è retrocesso sul campo 2 anni consecutivi. Sì. Ora è penultimo e chiuderà in questa posizione, ma lo scorso anno, se non fosse stato per la penalizzazione del Trapani, il Pescara era retrocesso sul campo già lo scorso anno. Quindi si tratterebbe di confermare un gruppo di senatori, se così sarà, che sono retrocessi sul campo per 2 stagioni consecutive. Quindi insomma, anche per questo bisogna andarci cauti su questo tipo di ragionamento. Il caso Perugia, insomma, è vero, ma ci sono questi dettagli poi da considerare. Ci sono 2 stagioni che questi calciatori rendono incredibilmente poco. Assolutamente. Andiamo al fischio iniziale di Teramo Viterbese, poi facciamo il punto della giornata che sta iniziando. Vedo che le squadre sono. Tu sei iniziata, Aria, perché ci attende la contemporaneità. Esatto, che non è semplice, immagino, da organizzare quest'oggi con tutte le altre gare del girone, insomma, che devono iniziare proprio nello stesso momento. Si palleggia perché c'è ancora un po' di attesa, evidentemente c'è il delegato della Lega che è al telefono, ma ancora non c'è l'ok per il fischio d'inizio qui a Club 9 per Teramo Viterbese. Oh, allora ne approfittiamo per vedere la giornata di campionato che sta per iniziare. Io vedo sul mio cellulare, ma non so, perché Catanzaro Monopoli sarebbe iniziata, però insomma vedremo. Bari Bisceglie, Casertana Paganese, Catanzaro Monopoli, Cavese Avellino, Foggia Catania, che è una delle partite da tenere d'occhio per quanto riguarda la migliore posizione del Teramo, così come ovviamente Teramo Viterbese, Ternana Juve Stabia, Virtus Francavilla Palermo, l'altra partita da tenere d'occhio. Ovviamente noi vi daremo aggiornamenti costanti, anche grazie alla regia che saluto e che ringrazio nuovamente, perché insomma questa sera l'abbiamo sottoposta, la sottoporremo ad un lavoro extra. Poi Vibonese Turris, riposa il Potenza, che è salvo, che non farà i playoff e che quindi è andato tranquillamente in vacanza. Il campo sta ritardando l'inizio della partita. Io nemmeno, peraltro, vedo ancora. Si è iniziata Catanzaro Monopoli, che però è sì, un po' per conto suo, perché il Monopoli non deve fare più nulla e il Catanzaro, se vince, dipende praticamente dal suo risultato. Però sì. Boh.
Vediamo se Ania ci fa qualche cenno. È iniziata? Sì. Assolutamente no, si continua a palleggiare. Perfetto. Benissimo, benissimo. Allora, giusto perché si comincia presto. Marcello, vengo da te perché abbiamo fatto dei ragionamenti anche con l'ausilio delle schermate prima del tuo arrivo. L'abbiamo fatti anche mercoledì. C'è questo settimo posto che è l'ultimo, cioè è l'ultimo che assicura il primo turno in casa. Poi ovviamente si andrà in trasferta, però almeno il primo turno lo assicuro in casa. Il Teramo reduce proprio l'anno scorso da un playoff giocato già dal primo turno fuori casa perché era arrivato ottavo e l'eliminazione attraverso un pareggio. Che cosa, ecco qua, queste sono alcune potenziali, quelle che vediamo. Iniziata proprio in questo istante, Jacopo. È iniziata, per fortuna, ci sono alcune combinazioni, ma secondo te, vedendo anche, no, vediamo Maurizio, vediamo il turno di campionato, con Virtus Francavilla Palermo, la Virtus Francavilla che non ha nulla da chiedere, e invece Foggia, Catania, che possono battagliare per due posizioni, se la buttiamo lì, Teramo che alla fine vince la sua gara e arriva all'ottavo posto, quello è il turno. Sì, vabbè, ottavo, settimo cambia, perché è chiaro che cambia, è normale, però, questo è un playoff, lo sappiamo, il playoff di Lega Pro è un playoff massacrante, è un playoff comunque difficile, certo arrivare settimi ti concede la possibilità di avere almeno il primo turno in casa e avere la possibilità anche di poter giocare per due risultati su tre. Questo è ovvio che è un vantaggio. Poi onestamente io per quelle... Però Pace ha detto, non so se tu sei d'accordo con lui, l'importante è la mentalità e non dove giochiamo il primo turno. Pensi che per un allenatore sia giusto, insomma, mandare questo tipo di segnale alla squadra? Assolutamente sì, quello è ovvio che bisogna dirlo e bisogna credere che si possa fare anche un risultato straordinario, quindi non solo nel superare il primo turno, quindi avere una mentalità vincente, una mentalità soprattutto duratura, perché è chiaro che quando parti proprio dai primi turni la scalata è difficile, però sai, negli ultimi anni il Cosenza e la stessa Reggiana ci hanno insegnato che probabilmente all'inizio si diceva, sai, il dispendio di energie di fare turni in più. Invece poi sono arrivate proprio le squadre che hanno iniziato dal primissimo turno. La mentalità conterà, conta anche gli avversari che vado a incontrare. Nella fattispecie io penso che il Teramo, se riuscisse a beccare il Foggia e addirittura da settimo, lo vedrei molto avvantaggiato. Poi è ovvio che dopo il primo turno, insomma, è chiaro che poi le partite si fanno complicate, anche perché se non sbaglio entrano le quarte e quinte, giusto? È normale che poi, soprattutto in questo girone, sono squadre importanti. Però il Teramo dovrà affrontare tutte queste gare, mi auguro che ne siano tante, con, come giustamente dice Paci, con una mentalità vincente, con la voglia di poter fare qualcosa di importante. Una squadra che volesse vincere i playoff partendo dalla prima gara dovrebbe fare 10 partite. 10 partite in poco più di un mese, perché si parte il 9 maggio, finale di ritorno dei playoff il 13 giugno, quindi poco più di un mese, 10 partite. Auguri. Due giorni dopo l'esordio dell'Italia all'Europeo. Sì, auguri. Andiamo allora allo stadio Bonolis. Ania, 3 minuti di cronaca per te, per questo Teramo Viterbese. 3 minuti e mezzo del primo tempo, sempre 0-0 tra Teramo e Viterbese, con il Teramo in attacco, Ilari sulla sinistra lascia alla sovrapposizione di Lasi, che prova ad andare a cross col destro, chiama però il pallone Bisogno, ha provato ad inserirsi in qualche modo Bombaggi, ma l'estremo difensore della Viterbese si fa trovare pronto su questo tentativo di cross di Lasi, di mettere il pallone in mezzo. Lasi che torna, come dicevamo, quest'oggi in campo dopo un nuovo problema che lo ha tenuto fermo ad Avellino, una stagione tormentata anche questa per il centrocampista barra terzino slovacco, che ricordiamo è uno dei giocatori a scadenza del Teramo Viterbese. Gol adesso che prova intanto a Bari 0-1.
Primo gol della serata. Viterbese che intanto prova adesso a alzare il baricentro, a baricentro c'è Murillo che si scontra per un attimo con Simonelli, infatti la Viterbese proprio per questo scontro tra i due compagni perde il pallone. Lombardi prova a servire sulla corsa Bombaggi, ma De Santis è pronto a ricacciare indietro il pallone, la Viterbese a riconquistarlo con Sant'Andrea che chiama al possesso anche il suo portiere, bisogno che ha subito restituito il pallone al regista, poi il pallone lungo verso Tuccarà, attenzione a Tuccarà che prova ad andare verso il centro area, riesce a resistere alla carica di Tardini a mettere il pallone indietro verso Murillo che però viene anticipato da Piacentini in maniera provvidenziale perché stava arrivando proprio sul pallone, sul buon lavoro in area da parte di Tuccarà, ma siamo subito dall'altra parte con Birligea che aspetta l'inserimento in area di Ilari. Ilari al cross verso il centro dell'area piccola dove però non c'è nessun compagno pronto a ribattere il pallone in rete, quindi sfera riconquistata dalla Viterbese che adesso abbassa un pochino i ritmi, subito però un discreto ritmo in questo inizio gara sia da una parte che dall'altra, la Viterbese che adesso prova a tornare in avanti, Falbo che viene però fermato dal duo Santoro Ilari, ancora pallone riconquistato dal Teramo con Ilari che lo lascia a Piacentini, quest'oggi tornato nella sua classica posizione di difensore centrale dopo un paio di gare dove è stato spostato da Paci nel versante destro della difesa. Adesso Bombaggi che lotta con De Santis, Bombaggi che deve tornare indietro per gestire il pallone, prova a cambiare gioco verso Ilari ma fa buona guardia Falbo che riesce a riconquistarlo, a tentare di lanciare Murillo però fermato da Soprano. 6:30 sul cronometro, 0-0 tra Teramo e Viterbese, a voi. E allora, come detto, il primo gol della serata lo segna il Bisceglie con Rocco, e allora vantaggio della formazione nerazzurra, e deve essere proprio un momento che per determinati colori va così, dai. Per il momento 0-1, tutte le altre sono sullo 0-0. Ma Marcello, te insomma hai un ottimo rapporto con Marco Perrotta, ma che cosa? Scusami Jacopo, che? il gol di Ilari a portare avanti il Teramo, ha riconquistato il pallone, Ilari si è portato verso il centro area, ha fatto partire un mancino che si è infilato sotto al set, bisogno non poteva arrivare a questa traiettoria disegnata da Ilari, settimo gol se non vado errata per lui, per il centrocampista del Teramo che porta avanti il Diavolo al settimo minuto di questo primo tempo, a voi. E pensare che insomma Ilari fino a qualche settimana fa non giocava praticamente più, eppure so che è un giocatore che a te è sempre piaciuto, un giocatore molto applicato e che ha anche delle caratteristiche che nei centrocampisti di Lega Pro non si trovano spesso. No, è un giocatore forte, in Lega Pro è un giocatore assolutamente che fa la differenza, se avesse un minimo forse di passo in più, secondo me era un giocatore anche da categoria superiore, però è un giocatore, ripeto, un giocatore importante per questa categoria, lo sta dimostrando, poi un centrocampista, ecco, quest'anno ha fatto 7 gol, ma comunque ha sempre fatto anche gol e quello non guasta, è un giocatore che soprattutto se giochi a 3 poi è un giocatore duttile perché fondamentalmente lo puoi impiegare in varie zone del campo, quindi è un giocatore importante, ma comunque il Teramo ne ha diversi di giocatori importanti. Ha fatto una santorata dal punto di vista del fatto di pilotare il pallone da una parte all'altra del campo, dicevamo del Bari, ma che è successo secondo te a Bari? Non vincere il campionato con questa Ternana ci può stare, al netto del fatto che comunque è il secondo anno che il Bari ci prova ed è il secondo anno che fallisce. Ma un conto è non vincere il campionato, un conto è arrivare a 30 punti dalla prima e con due cambi di panchina e arrivare all'ultima giornata in cui rischia persino quarto posto. Ma sono situazioni complicate, è chiaro che il Bari ha pagato più di tutto il campionato eccezionale fatto dalla Ternana, è normale che si è creato subito un divario importantissimo e il Bari è una squadra che era stata costruita per arrivare prima, quindi è normale che poi devi fare i conti anche con una stagione strana nel senso che non sei comprimario, però
purtroppo fai fatica, perché c'è una squadra che effettivamente ha dimostrato di essere fuori categoria, e probabilmente, visto all'esterno, questa cosa è stata la cosa che più ha pagato il Bari, fino poi ad avere problemi legati all'aspetto tecnico. Guardasi le vicissitudini passate con il cambio di allenatori, e poi comunque a quel punto, sai, una squadra costruita tra virgolette per vincere con un allenatore, parlo di Auteri, che ha un credo molto strettamente personale, cioè lui gioca un 3-4-3, quest'anno qualcosina ha cambiato, però diciamo che il suo disegno tecnico è quello, tattico è quello, e secondo me il cambiamento non ha portato nulla, e allo stesso tempo ha innervosito un pochino tutta la piazza. Poi parliamo di Bari, e secondo me dal punto di vista proprio mediatico lì la pressione è forte, quindi secondo me non ci vuole poco poi a entrare in una situazione particolare. Io mi auguro per loro, adesso hanno la possibilità comunque di riscattarsi, però per assurdo anche questa è una partita che l'impressione è che non conti nulla, però se il Bari dovesse perdere anche questa partita veramente entrerebbe nei play-off in maniera veramente delicata, quindi io mi auguro per loro e per Marco Perrotta in particolare, perché questo comunque è un anno importante e loro avrebbero tutte le carte in regola per giocarselo, però è normale che un minimo di serenità adesso manca, e quando ti chiami Bari questo diventa un problema. Andrea, come hai visto questi, adesso gol a parte, però mi sembra che l'approccio, cioè bisogna innanzitutto mettere al sicuro la partita con la Viterbese, che si diceva alla vigilia, mi pare che sia un pronostico abbastanza rispettato, cioè il Teramo è entrato in campo per fare la partita, la sta facendo. Sì. Sì, tra l'altro un gol bellissimo, perché ha preso palla nella sua metà campo, grande discesa centrale e sinistro all'incrocio dei pali, davvero gol stupendo, peraltro col Teramo meno, perché col Teramo ha fatto più gol da dentro l'area di rigore, ma io ricordo con il Sant'Arcangelo diversi gol di Ilari segnati in quel modo, cioè con una discesa sulla fascia centrale e conclusione con il suo piede prediletto, che è il sinistro, però raramente con delle traiettorie così belle come in questo caso tiro all'incrocio dei pali, molto molto forte. Teramo sta interpretando bene la partita, come fa in linea di massima nelle gare casalinghe. Peraltro prima ho detto che il rendimento del Teramo è nettamente migliore quello casalingo, ora do anche il dato statistico: se il Teramo vince farà 35 punti in casa contro i 17 fatti in trasferta, sì. Quindi più del doppio. Il Teramo in trasferta ha vinto soltanto 3 volte, ha fatto tanti pareggi, invece in questo caso conta vincere, non conta il risultato positivo, il pareggio. Ecco perché agganciare il 7° posto ti permette di giocare in casa il primo turno, avere questo vantaggio di giocare in casa, avere 2 risultati su 3, e se passi il turno poi hai anche un po' meno pressione, perché intanto fai meglio rispetto allo scorso anno. Se fai 7° fai meglio rispetto allo scorso anno, e come classifica e come cammino nei playoff, intanto occasione sì. Anche per Bombaggi, e quindi insomma ti togli un filo di pressione di dosso, che è quella pressione che serve per fare comunque bene, e poi diventi un outsider, una mina vagante, e cerchi comunque di fare un cammino che sia il più lungo possibile. Ecco perché ci deve essere un po' di rammarico per dei punti buttati finora in questo campionato, ecco perché anche tornando all'ultima partita, che è stata sicuramente positiva, però rischiare qualcosina in vista di quest'ultimo turno per poter vincere una gara molto molto complessa, perché tanto ti saresti trovato comunque nella medesima situazione anche in caso di sconfitta al Partenio Lombardi, cioè di vincere questa sera e tifare tra virgolette sì. Per le mancate vittorie delle avversarie. Però insomma ora questo è, e vediamo come andrà a finire. Vantaggio della Juve Stabia sul campo della Ternana 0-1, vantaggio anche della Casertana
in casa contro la Paganese, gol di Pacilli, mentre per la Juve Stabia al tredicesimo segnato Fantacci. Torniamo per tre minuti. Beh, è la squadra del momento la Juve Stabia. Sì, sì, assolutamente sì. È una di quelle che abbiamo visto le varie combinazioni. Una di quelle che io... Meglio evitare. Sì, prima Dettore diceva io... Ma... Insomma, il Foggia probabilmente sulla carta, ecco, se il Foggia sulla carta è quella, diciamo, più morbida, la Juve Stabia in questo momento meglio lasciarla assolutamente perdere. Intanto non so se in Serie A è cambiato il risultato di Sampdoria-Roma, più che altro non per qualcosa, vorrei aggiornamenti per il mio fantacalcio. Allora, mentre controllo, torno per tre minuti al Bonolis. Dania, ciao. Foggia. Ah, gol del Foggia? 5-0. Abbiamo sentito una reazione live al gol del Foggia, credo, alle tue spalle, audio. Alle mie? No, si parla di altro qui, si parla di altro, ci sono altre discussioni. Ok, comunque, gol del Foggia. Su cui sorvoliamo. Qui invece al quarto d'ora di gioco, sempre il Teramo avanti 1-0 con il bel gol di Ilari, fermato al settimo minuto di questo primo tempo. Un Ilari molto attivo fino a qui, non solo per il gol, ma anche per un paio di discese sul versante destro, sul lato destro dell'area, cross però poi non finalizzati né da Bombaggi né da Biligea. Bombaggi che, come stava dicendo Andrea poco fa, ha avuto un'occasione da una palla persa di Camilleri, brutta palla persa da Camilleri più o meno nei pressi del cerchio di centrocampo. C'è stata la ripartenza del Teramo, il dialogo tra Biligea e Bombaggi poi murato da De Santis in quella che era una ghiotta occasione per il Teramo comunque per cercare di raddoppiare. La Viterbese si è fatto vedere un minuto dopo il gol del Teramo con un tentativo dal limite dell'area di Adopo che raccoglie la palla proprio in questo momento, ma solo per un attimo, perché il Teramo comunque riesce a riconquistarla dopo che è andato al tiro dalla distanza, non inquadrando non di molto lo specchio della porta difesa da Lewandowski. Simonelli invece qualche istante fa ha seminato l'Asic sulla sinistra, ha provato a mettere un pallone in mezzo ma non c'era nessun compagno pronto a ribattere il pallone in rete. Ieri Maurizio un po' se l'è presa con la squadra nella classica conferenza pre-gara per un approccio un po' mollo tra virgolette alla settimana lavorativa. Ricordiamo che la Viterbese non ha più nulla da chiedere al campionato, però evidentemente Maurizio forse qualche sassolino da toglierselo ce l'ha per come è andata un po' la vicenda Teramo due stagioni fa. Attenzione adesso ancora per questa bella manovra del Teramo con pallone che però non arriva a Birligé, ancora molto bravo De Santis a fermare l'inserimento dell'attaccante del Teramo, poi subisce anche fallo, quindi si ripartirà con un calcio di punizione per la Viterbese. Vi dicevo di Maurizio che ieri un po' se l'è presa con la squadra per l'approccio avuto in settimana. Viterbese che non aveva cominciato male dal punto di vista del ritmo della gara, però sul gol di Lari insomma c'è stato un evidente buco tra centrocampo e difesa che insomma il centrocampista del Teramo è riuscito a sfruttare al meglio. Rimessa con le mani già effettuata da l'ASIC per quanto riguarda ovviamente il Teramo, si torna dalle parti di Soprano per iniziare la manovra, poi addirittura dalle parti di Lewandowski con Piacentini che riceve il pallone e fa partire una nuova azione del Teramo che, come si era detto, aveva detto proprio l'area in settimana, l'importante era cercare subito di portare la gara sui binari del diavolo per evitare appunto di complicarla ulteriormente con il passare dei minuti. Attenzione a questo pallone perso da Santoro su pressione di Tuncarama solo per un attimo, poi riesce a riconquistare la sfera alla Viterbese, anzi era Bese aver riconquistato solo per un attimo il pallone perché poi il Teramo è stato comunque bravo ad evitare guai peggiori. 18esimo in questo istante, sempre Teramo avanti 1-0 grazie al gol di Lari sulla Viterbese. A voi. Come sta giocando Lombardi, Ania? Più o meno adesso sulla scia di quello che si è visto ad Avellino, non si fa notare, però non fa nulla di sbagliato, quindi per un ragazzo di 19 anni, attenzione a Ilari ancora che prova ad andare al tiro con Bisogno che di piede allontana il pallone. Ilari davvero in questo frangente di gara, in questo primo frangente di gara sta facendo vedere i sorci verdi alla Viterbese, è andato a riconquistare il pallone, è andato direttamente al tiro, Bisogno con i piedi ha allontanato la sfera comunque
comunque calciata in maniera centrale dal centrocampista biancorosso. Vi dicevo di Lombardi, non è molto evidente, ma lo sta sbagliando fino a questo momento nulla, quindi per un ragazzo, insomma, la sua seconda presenza da titolare con la maglia del Teramo è già abbastanza. Va bene, allora facciamo il punto. Sì, Andrea. Io sto vedendo la classifica. Sì, la vediamo anche noi. Allora. Perché in questo momento la Juve Stabia è quarta. Sì. Quindi la Juve Stabia si riposa al primo turno ora. Sì. E il Bari entra in gioco per il primo turno. Se il Bari ha una classifica pulsa migliore, perché ha vinto, mi pare, entrambi gli scontri diretti con la Juve Stabia. Quindi a parità di punti il Bari è davanti. Ma ora sta perdendo, la Juve Stabia sta vincendo. Quindi in questo sarebbe momento il Bari. Bari-Casertana. Bari-Casertana, Catania-Teramo. Catania-Palermo e Foggia-Teramo. Foggia-Teramo. Catania-Palermo. Catania, voi immaginate, insomma. Attenzione, forse il Foggia raddoppia, eh? Addirittura, il primo gol era di Curcio. Primo gol di Curcio. Vediamo se c'è il secondo gol. Perché si è accesa la spia, insomma, per chi conosce. Calcio di rigore per il Teramo, Jacopo, perdonami. Calcio di rigore per il Teramo, per un contatto fischiato dal direttore di gara, un colpo di tacco di Bombaggi che aveva liberato Tentardini, se non vado errato, se non vedo male, D'Andrea. Che è rimasto anche è rimasto anche a terra per un attimo, poi si è già alzato Tentardini. Comunque calcio di rigore per il Teramo, non ha avuto dubbi il direttore di gara, c'è Bombaggi dal dischetto, ricordiamo l'ultima volta c'era Rigoni, ma quest'oggi non c'è Bombaggi, va dal dischetto, spiazza il portiere per il 2-0 del Teramo, firmato proprio da Bombaggi al 21esimo del primo tempo, nono gol stagionale per Francesco Bombaggi, che se non vado errata con questo gol. Attenzione Aria, gol della Virtus Francavilla. Gol della Virtus Francavilla sul Palermo. Virtus Francavilla 1, Palermo 0. Questo è un risultato importante, perché insomma a questo punto è chiaro che il Teramo arriverebbe ottavo, ma non dietro il Palermo, ma dietro il Foggia. E quindi questo, insomma, mi sembra. Oh, Marcello, abbiamo parlato tanto del fatto che Maurizio potesse avere il dente avvelenato, più o meno, comunque per l'ultima giornata di campionato. Come ti sembra? A me sembra invece una Viterbese che, come era nella logica, ha pochi stimoli. Ci sta. Il Teramo comunque sta giocando come chiaramente deve giocare. La Viterbese è ovvio che è l'ultima partita di un campionato e al di là degli stimoli che può avere l'allenatore, che sicuramente vuol far bene, ma quello a prescindere, ma anche i giocatori. Però poi ho visto anche le scelte fatte. Anche lui schiera parecchie seconde linee, quindi è ovvio che per la Viterbese è la classica partita di fine campionato, quindi poi è normale che siamo dopo 20 minuti, siamo già 2-0, poi non credo che faccia piacere se dovesse finire, io parlo per la Viterbese, dovesse finire in goleada, però mi piace, diciamo, che noi giornalisticamente un po' ci, spesso come categoria ci ricamiamo sul fatto degli ex, però poi spesso e volentieri non è proprio così. Qui non va in campo Maurizio, però esatto, poi alla fine vanno in campo i giocatori che tu puoi motivare, ma sai, motivarli per motivi personali mi sembra anche sbagliato oltretutto, sì. Quindi io penso che il mister stia facendo la partita tenendo conto che è l'ultima partita per la sua squadra dell'anno. Perché hai avuto un rapporto, seppur di 6 mesi, con Maurizio a Latina, poi c'è stato quel divorzio, il fatto che Maurizio avesse detto io vorrei tornare a allenare tra i professionisti e non più in una categoria come quella della serie, D, e poi c'è stato l'esonero, il richiamo, insomma, che tipo di rapporto hai adesso con Maurizio? Ma buono, ottimo. Maurizio è un bravo allenatore, una brava persona, è uno che vive in maniera forte il suo lavoro, e per assurdo quella può essere un limite, però devo dire che è un allenatore che lavora molto, come piace a me, sui concetti, ed è una cosa importante, quindi al di là poi dei sistemi di gioco che mette in campo, infatti è anche molto duttile da quel punto di vista. Quindi per me è un bravo allenatore che ha il suo carattere, come d'altronde ce l'abbiamo tutti, e forse è stato dipinto
nella sua carriera per quello che non è. Però io come allenatore è un allenatore che stimo e con cui ho un buon rapporto anche personale. Problemi? Non lo so, torniamo un po' da Ania, perché è rimasto a terra Santoro. Noi ovviamente siamo in ritardo con lo streaming, Ania, e lo vediamo ancora a terra. Poi magari si è già rialzato e tutto ok. Dici un po' come sta? La gara è ripresa proprio in questo istante. No, Santoro si è alzato, si tiene un po' lo stomaco, ma insomma non sembra dare comunque l'impressione di poter proseguire senza problemi. Adesso sta scorricchiando, sta correndo, insomma, quindi non ci sembrano esserci conseguenze per il giocatore del Teramo, che interviene proprio adesso con un fallo sul numero 31 Besea della Viterbese. Va anche a spiegarsi con il direttore di gara. Insomma, Santoro senza problemi può proseguire, mentre invece è un giocatore della Viterbese in questo momento a terra. Ok, facciamo il punto con l'ausilio della grafica dei risultati maturati fino a questo momento, e ce ne sono stati alcuni a sorpresa, altri un po' meno. Bari Bisceglie 0-1 al quinto, Rocco il primo gol della serata, Casertana Paganese 1-0 all'undicesimo, il vantaggio dei Falchetti con Pacilli, Catanzaro Monopoli 0-0, Cavese Avellino 0-0, Foggia Catania 2-0, Curcio e D'Andrea al 14° e al 20° in 20 minuti. Il Foggia, che si pensava potesse avere tante più difficoltà contro la formazione etnea, e invece noi tutti avevamo detto probabilmente invece il Foggia arriverà dietro perché ha l'impegno contro il Catania. Poi in settimana avevamo ascoltato anche un collega di Foggia che ci aveva detto arriva il rossonero, arrivano a questa partita con tanti problemi, e invece 2-0. Così come 2-0 il Teramo contro la Viterbese, Ilaria al 7° al 21° su calcio di rigore Bombaggi, Ternana Juve Stabia 0-1 al 13° gol di Fantacci, Virtus Francavilla Palermo 1-0, Leonardo Nunzella al 22° del primo tempo 0-0 tra Vibonese e Turris. Te lo ricordi Nunzella a Lanciano? Sì, assolutamente sì, allora era molto giovane e giocava poco, faceva parte di un gruppo di Serie B, ha trovato la sua dimensione in Serie C, fa la sua parte, la fa bene, quindi è un giocatore che per questa categoria e in particolare per il girone C si sa ritagliare davvero bene il suo spazio. Peraltro noto sempre che con questi risultati a livello di play-out il Bisceglie prenderebbe il fattore campo a dispetto della Paganese, pur avendo come classifica avulsa vantaggio la Paganese, però la Paganese sta perdendo, il Bisceglie sta facendo un'impresa a Bari e quindi per il momento c'è questa inversione che conta molto, perché anche a livello di play-out chi gioca la partita di ritorno in casa poi ha anche il vantaggio di salvarsi a parità di differenza reti. Continua a stupire questa striscia del Bari, che è entrato in un loop incredibile, sì. È andato con un allenatore di categoria superiore come Carrera, che veniva addirittura da esperienze all'estero, nello staff tecnico peraltro c'era anche l'abruzzese Gianluca Colonnello, ma è stata un'esperienza traumatica per Carrera, ma è traumatico anche il ritorno di Auteri, quindi molti pensavano ma questo gruppo era legato in qualche modo ad Auteri, in realtà evidentemente è un gruppo dal punto di vista mentale che sembra essere un po' andato, no? Perché altrimenti non si spiega anche questa sera come questa squadra sia sotto. Comunque vediamo se c'è una reazione, ma soprattutto vediamo se c'è una reazione del Catania. Sì, sì, assolutamente. Come per il resto invece come va dall'altra parte dello stivale? Del mondo. Del mondo no, però insomma dall'altra parte dello stivale, dove insomma qualche risultato di troppo è scappato. Parli latina? Sì, ovviamente sì. È una situazione difficile, nel senso che comunque ci aspettavamo tutti di più, almeno comunque speravamo di poter lottare fino in fondo in un campionato sicuramente difficile, lo sapevamo. Niente, adesso dobbiamo finire bene per tanti motivi, comunque dobbiamo anche fare un playoff, che sarà un playoff che chiaramente per noi diventa un playoff importante, in quanto comunque è una di quelle società che dovrà stare alla finestra per un eventuale ripescaggio, quindi avrebbe tutti i requisiti. Niente, abbiamo l'obbligo di finir bene un campionato che
secondo me, non dico che l'abbiamo buttato, però abbiamo grandi responsabilità per quello. Vi posso interrompere per dire che sì, c'è già il primo doppio cambio di Maurizio al 29esimo. Doppio cambio? Sì, doppio cambio. Ah, pari del Palermo. È uscito Simonelli, è entrato Rossi, sta entrando anche Bensaia per Salandri. Quindi se ce lo puoi ripetere, perché sei andata in contemporanea con lo speaker, mi perdonerai. Rossi e Bensaia. Esatto, okay. Per Simonelli e Salandri. Ecco, diciamo che la formazione iniziale non deve averlo convinto granché, per utilizzare un eufemismo. Non me ne volere se faccio, visto che abbiamo parlato di Bari, se faccio un parallelismo con voi, perché anche voi avevate un tecnico esonerato, poi sostituito e poi richiamato, Scudieri, ecco. Sì, no, che è successo? Qualche cosa c'è in comune, ma non è successo nulla in particolare se non un'involuzione avuta dalla squadra in un determinato momento della stagione. L'involuzione è pericolosa. Noi abbiamo fatto le prime 9 partite, abbiamo fatto 8 vittorie. Sai, quando costruisci una squadra completamente nuova, ti aspetti il momento iniziale un po' difficile, perché è chiaro che devi mettere a punto un po' il tutto. Invece noi siamo partiti benissimo e tutti ci aspettavamo da quel momento in poi dei miglioramenti che invece non ci sono stati. E poi è arrivato lo scontro diretto nella famosa partita in casa con Monterosi, che poi è stata la squadra che effettivamente nei numeri sì, ma è una squadra che veramente sta facendo cose straordinarie, un po' paragonabili a quello che ha fatto la Ternana in Lega Pro. C'è anche un mio omonimo. C'è anche, a proposito, poi ti devo chiedere, praticamente l'omonimo di Andrea Costantini del Monterosi è diventato il tuo incubo, immagino, perché ha segnato praticamente sempre. È un giocatore forte, un giocatore è un ex centrocampista che adesso fa il difensore centrale, ha fatto 12 gol se non sbaglio, tutti decisivi. Poi sono annate, è chiaro che sono anche annate dove tutto ti deve dire bene, però secondo me il là è stato dato proprio nello scontro diretto, una partita che non abbiamo interpretato e giocato bene, che è stata decisa veramente da un episodio, da un calcio di rigore a 5-6 minuti alla fine, e purtroppo da lì è iniziata purtroppo una parabola pericolosa, e da quel momento in poi siamo un pochino paragonabili a quello che dicevamo prima del Bari, perché poi c'è un problema di fondo. Le grandi piazze ti danno tanto, ma ti tolgono, più che ti tolgono, onori e oneri, quindi hai degli obblighi importanti, e quando le cose non vanno come tutti se l'aspettano, poi diventa anche problematica la cosa. Quindi andiamo. Cioè, tu dici a Monterosi, se si bloccano e per 10 partite non vincono, non è che succeda chissà che cosa. Ho fatto l'esempio di Monterosi, no. Sì, più o meno il discorso è quello. Poi da voi probabilmente succede il fine del mondo. Succede che chiaramente il malcontento cresce, e a quel punto il discorso va anche a livello caratteriale, parlo dei giocatori, parlo dell'ambiente tutto, e quindi non è più solo una questione di calcio giocato, e questo è quello che un pochino è successo. Però il campionato, noi consideriamo che noi abbiamo ancora 9 partite addirittura da fare, poi è stato anche un campionato dove noi problemi di Covid personali non ne abbiamo avuti, no. Se non proprio nel primo tampone fatto, e parliamo del mese di novembre se non sbaglio, dove sono usciti 2 positivi asintomatici, ma poi avete sempre visto rinviate le vostre partite per casi altri, però diventa veramente un calvario, soprattutto quando tra virgolette sei obbligato a rincorrere facendo leva su partite che comunque devi sempre giocare, e hai tante settimane
in cui non scendi in campo, quindi questo non vuole essere una scusante, perché ripeto, questo è un campionato dove noi non esiste il fatto di questi punti di distacco dal Monterosi, che complimenti a loro, hanno fatto qualcosa veramente di importante, però è normale che un campionato falsato tra virgolette, ma come tutti i campionati purtroppo, da quello che succede settimanalmente, dal momento in cui ti sottoponi a tamponi e sai benissimo che puoi avere problemi tu come squadra, ma anche le squadre rivali, a quel punto corri il rischio, come è stato spesso per noi, di saltare tante partite. Certo, tanto accorcia le distanze il Catania, 2-1 a Foggia, va in vantaggio il Catanzaro contro il Monopoli 1-0. Facciamo un po' il punto della situazione, dicendovi che il gol del pareggio del Palermo è stato segnato alla mezz'ora da Valente. Tra poco vi faccio vedere la schermata dei risultati, così facciamo proprio il punto della situazione. Ecco qua, Bari Bisceglie 0-1, Casertana Paganese 1-0, Catanzaro Monopoli 1-0. Vediamo se ancora non ho il marcatore, ma appena ce l'ho ve lo dico. 0-0 tra Cavese e Avellino, Foggia Catania 2-1, anche qui manca il marcatore, ma tra poco ve lo diciamo. Tra Viterbese 2-0, Ternanaio Vestapia 0-1, Virtus Francavilla Palermo 1-1, Vibonese Turris 0-0. Vediamo rapidissimamente la classifica, che la vedremo tante volte questa sera, anche per renderci conto se in questo momento ci sarebbe ancora Foggia Teramo allo stadio Zaccheria domenica prossima. A proposito, tra un po' torniamo da Ania per gli ultimi minuti del primo tempo, però siccome è un discorso che abbiamo fatto anche in trasmissione, possiamo dire che fino ai professionisti il protocollo anti-Covid ha retto e dai dilettanti, dalla Serie D soprattutto, ha un po' fatto cilecca? Cioè, esageriamo se diciamo una cosa del genere, perché poi... sì, nel Monterosi ci scrivono, ci gioca Davide Borrelli, sì, ci gioca Davide Borrelli, perché anche noi nel girone F abbiamo visto tanti rinvii, giornate di campionato, due turni di due domeniche di sosta, questa è la seconda, con la settimana scorsa e praticamente non c'è stato neanche un recupero, perché ci sono stati i rinvii dei recuperi. Possiamo dire che dai dilettanti in poi questo protocollo non ha tanto funzionato, dai. Dei dilettanti tanto è ripartito solo alla fine solo la Serie D, quindi gli altri campionati, ecco, l'Eccellenza ha ripreso adesso, quindi non c'è una controprova se si va sotto la Serie D. Però anche nell'Eccellenza 7 squadre, il Lanciano che è già stato 2-3 partite. Però sì, è anche però un pochino la legge dei grandi numeri, in Lega Pro sono 60 squadre, in Serie D sono 160 squadre, 170 squadre, quindi è normale. Poi ci sono i gironi che sono andati abbastanza bene, per esempio, se non sbaglio, il girone B non ha partite a recuperare, sono andati, e geograficamente parliamo del girone che riguardava Lombardia, dove in teoria c'erano più rischi di contagi. Poi ogni società, noi abbiamo avuto fortuna, però abbiamo un'organizzazione tale che vivi in una sorta di bolla, però non tutte le società possono fare questo, quindi è normale che più si abbassa il livello e più fai fatica a non aver problemi di questo tipo. Guarda, io spero tanto che al di là di tutto che veramente la cosa si risolva e iniziamo a vedere un po' di luce da tutti i punti di vista, perché per me a livello dirigenziale la cosa diventa pesante, perché ogni tampone hai l'ossessione, ma è l'ossessione... per quel che ti riguarda personalmente. Andrea annuisce, perché tu sai che lui è quello che lo conosce probabilmente meglio di tutti il protocollo dei dilettanti. Andrea, ne abbiamo anche parlato, sì. Perché poi in realtà poi sono andato a vedere il girone B, forse c'è solo l'Atrizium che deve recuperare un po' di partite, ma sostanzialmente ci siamo. Tra l'altro nel girone F ci sono state squadre come in parte l'Avastese e molto l'Agnonese che hanno avuto doppi focolai, perché hanno cambiato tanti giocatori, sì. Quindi poi hanno avuto il virus in una prima ondata, ma hanno avuto la seconda ondata perché buona parte dello spogliatoio era rinnovato, certo. Ecco perché poi si sono accumulati questi rinvii. Anche il Pineto ha cambiato tanti giocatori rispetto all'inizio stagione, e questo probabilmente ha fatto sì che dei focolai partissero e si diffondessero in
momenti diversi, anche se il Pineto è stato concentrato mentre Agnonese e Vastese hanno avuto momenti diversi. Quindi insomma, io ho sempre ritenuto che i numeri di quel protocollo fossero troppo bassi, perché quando si parla di tre positivi è un attimo arrivare a tre positivi, però mi rendo anche conto che lì potendosi fare meno tamponi con assiduità rispetto che i professionisti, quindi c'è necessità di intervenire qualora si superi un certo numero che è piuttosto basso a ridosso della partita. Poi sono scese in campo anche le ASL, in Serie D questo è accaduto abbastanza presto, scese in campo tra virgolette, poi la ASL fa il suo lavoro e quindi deve preservare l'integrità, deve preservare dal punto di vista epidemiologico la salute dei tesserati e di quelli che sono a contatto con i tesserati, quindi in molti casi è stata anche la ASL a bloccare le squadre. Assolutamente. Vi do i marcatori di Catanzaro-Monopoli al 37esimo, Pierno per il vantaggio del Catanzaro, il Golfo ha accorciato le distanze per il Catania a Foggia. Visto che siamo quasi al 40esimo, Ania, torno da te perché adesso gli ultimi 5 minuti del primo tempo, prima ti sono arrivati anche i complimenti via SMS ad Andrea e praticamente al capocannoniere del girone G. Qui siamo in tre. Soprattutto perché tiro bene i rigori. Tiri bene i rigori. Assolutamente sì. Vengo da te per questa chiusura di primo tempo. Partita che sembra avere non tantissimo già da dire, vero? No, non molto a dire la verità. La Viterbese si è fatta vedere pochi istanti fa dopo una lunga assenza con Besea, che ha lasciato per Tunkara, ha invitato al tiro Tunkara, si è fatto trovare pronto Lewandowski a mettere il pallone in calcio d'angolo. Tra l'altro proprio Tunkara e Lewandowski erano stati protagonisti qualche minuto fa di uno scontro di gioco su un retropassaggio di Soprano. Tunkara ha provato a raggiungere il pallone, a anticipare Lewandowski, ma come si suol dire non ha tolto la gamba e di conseguenza è rimasto a terra il portiere del Teramo dolorante, poi è riuscito a rialzarsi e sarà andato anche a scardare Valentini nel caso non fosse riuscito a farcela. Ma vantaggio del Palermo a Francavilla 1-2. Però poi appunto come vi dicevo Lewandowski è riuscito a recuperare il suo posto tra i pali, anche se adesso scuote un po' la testa con Soprano e si guarda la gamba destra dove è stato toccato duro da Tunkara, quindi poi vediamo se ci sarà necessità al termine di questa prima frazione di un cambio. Adesso il Teramo ancora che prova a venire avanti con Belligea che semina un avversario, poi finisce a terra spalla contro spalla con Camilleri, però non c'è nulla in questo caso per il direttore di gara. C'è invece il fallo di Tunkara su Soprano direttamente dall'altra parte nella metà campo del Teramo, quindi si ripartirà con un calcio di punizione per i biancorossi. Quasi il 42esimo di questo primo tempo, sempre con il Teramo avanti 2-0 sulla Viterbese. Ricordiamo il gol di Ilari e il gol di Bombaggi al 21esimo di questa prima frazione. Tra l'altro Bombaggi che ha firmato il suo high score stagionale, non era mai riuscito in una stagione regolare a raggiungere la quota di 9 gol, quindi è il suo record personale in carriera per quanto riguarda appunto le reti in campionato. 2-0 per il Teramo, ma sicuramente ci sarà qualcosa da recuperare proprio per questo scontro di gioco che vi ho raccontato poco fa con Lewandowski rimasto a terra un paio di minuti che saranno certo recuperati dal direttore di gara. Intanto però Costa Ferreira naviga intorno al cerchio di centrocampo, prova a vedere insomma a chi servire il pallone e fare iniziare la manovra del Teramo con Santoro che si propone, ma c'è ancora Costa Ferreira che lotta con Adobo per cercare di riconquistare la sfera, commette poi fallo proprio il centrocampista portoghese in cooperazione con Tentardini, quindi ci sarà un calcio di punizione per la Viterbese che ricordiamo ha già operato un doppio
doppio cambio al 28esimo, Maurizio ha fatto entrare sia Benzaia che Rossi, con Rossi che si è posizionato nella parte centrale del reparto avanzato, è entrato al posto di Simonelli, che ha lasciato il campo e che anche era stato anche autore del calcio di rigore, del fallo che ha originato il calcio di rigore trasformato poi da Bombaggi. Adesso c'è un calcio di punizione per la Viterbese per un fallo subito proprio da un giocatore della formazione di Maurizi, con il direttore di gara che dà il via per la battuta della punizione, poi il tentativo di indirizzare il pallone verso la porta da parte di Falbo, senza però riuscire a centrare lo specchio della porta. Il pallone infatti è terminato alto rispetto alla porta difesa da Lewandowski. Soprano a gestire il pallone, siamo al 44esimo di questo primo tempo, quindi aspettiamo insomma la segnalazione del recupero. Per il momento ti restituisco la linea, Jacopo. Sì, assolutamente sì, fammi dare alcuni aggiornamenti, poi c'è chi ti voleva a Pineto prima via sms per ricalcare la a meno che tu non abbia cambiato ruolo questa sera tra primo e secondo tempo, non abbia intenzione di diventare direttore sportivo, però no, non volevo, no, non toglierei neanche mai il posto a Roberta Di Sante. Assolutamente no, no, per, ci scrivono per ricalcare le orme del Teramo. Ci vorresti te a Pineto, poi insomma magari Pineto non sarà, però immagino che il tuo sogno sia tornare qui in Abruzzo a stretto giro, più o meno, credo, non lo so. No, a me piace lavorare, sì, vabbè, sono abruzzese. Dov'è? Sono abruzzese, quindi, però piace il mio lavoro. Io devo dirti la verità, io a Latina dopo un primo periodo di ambientamento mi sono trovato bene, quindi era la prima esperienza. Stranamente facevo fuori, ma vado oltre il discorso dirigenziale, parlo anche da giocatore, sono sempre rimasto legatissimo all'Abruzzo, è ovvio che la mia regione, quindi il fatto di poter lavorare in Abruzzo sarebbe comunque il massimo a prescindere, però adesso è chiaro che è prematuro. Certo. Siamo quasi in chiusura di primo tempo, vediamo i risultati, perché poi andiamo da Ania per la chiusura dei primi tempi. Due gare sono già all'intervallo e sono Caserta, Vibo Valentia e Francavilla, e anche Foggia e anche Bari. Questi sono all'intervallo. Bari Bisceglie 1-1, vantaggio del Bisceglie con Rocco, pareggio di Dursi al 42esimo. Ovviamente del primo tempo, pareggio anche a Caserta tra Casertana e Paganese, vantaggio della Casertana con Pacilli all'11esimo, pareggio di Guadagni al 39esimo. Intanto c'è il pareggio anche del Monopoli a Catanzaro, e quindi ecco qua, Catanzaro-Monopoli 1-1, quindi i primi tre risultati sono 3-1-1, vantaggio del Catanzaro con Pierno, tra poco il marcatore anche del Monopoli. Cavese Avellino 0-0, Foggia Catania 2-1, va sul 2-0 il Foggia con Curcio e D'Andrea, accorcia le distanze, golfo per il Catania. Teramo Viterbese 2-0 al settimo Ilaria, al 21esimo Bombaggi su calcio di rigore. Ternana Juve Stabia 0-1, al 13esimo Fantacci, Virtus Francavilla Palermo, il risultato è di 1-2, il vantaggio di Nunzella per la Virtus Francavilla e poi la doppietta di Valente per il Palermo tra il 30esimo e il 41esimo, ribalta la situazione a Francavilla Fontana. 0-0 tra Viterbese e Turris. Intanto l'Avellino potrebbe essere passato in vantaggio sul campo della retrocessa Cavese, attendiamo solo la conferma. Sì, Cavese 0 Avellino 1, dunque cambia il risultato anche a cava dei Tirreni. Ania, quanto manca la fine del primo tempo? 40 secondi, perché è stato accordato un recupero di 3 minuti, siamo al 47esimo, oltre il 47esimo, con il Teramo che batterà un calcio di punizione perché Benzaia ha fermato con le cattive Santoro, lanciato verso la porta, ha rimediato anche un cartellino giallo il centrocampista della Viterbese, quindi ci sarà Costa Ferreira a battere questo calcio di punizione su cui probabilmente si chiuderà questo primo tempo. Va ad invitare a Tentardini alla conclusione, che però
finisce molto distante rispetto allo specchio della porta. Ancora 5 secondi da giocare, con Bisogno che va a recuperare la sfera, ma proprio in questo istante duplice fischio del direttore di gara, Longo di Cuneo a chiudere questo primo tempo con il Teramo avanti 2-0. Ricordiamo al settimo il gol di Lari, settimo centro stagionale, al 21esimo il calcio di rigore trasformato da Bombaggi per il raddoppio del Diavolo. A voi. Grazie Ania. Allora, noi vediamo la classifica prima di andare in pubblicità, perché è chiaro che è la cosa che ci interessa maggiormente. Ternana 90 punti, Avellino 70, seconda posizione, staccherebbe anche se negli scontri diretti comunque sarebbe in vantaggio col Catanzaro, ma l'Avellino con questo successo a Cava e il contemporaneo pari tra Catanzaro e Monopoli avrebbe un più 2 sul Catanzaro, quindi avrebbe la seconda posizione assicurata. 68 il Catanzaro, 61 Bari e Juve Stabia, ma il Bari in vantaggio per scontri diretti, 58 per il Catania, Palermo e Foggia 53, Teramo 52. In questo momento dunque ci sarebbe Catania-Teramo, il playoff, il primo turno playoff da giocare in gara unica al Massimino di Catania, 45 punti per la Casertana e poi via via tutte le altre fino alla Cavese. Se così fosse, il Teramo non aveva mai vinto a Catania, dovrebbe farlo due volte. Due volte, stagione. Sì. Peraltro tu prima hai detto che fuori casa ha vinto tre volte, una di quelle tre volte proprio è stato proprio al Massimino di Catania con gol di Vitturini, doppia carambola, autogol del portiere. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, tra poco più tardi il secondo tempo di Teramo Viterbese. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Poco fa, come vedete dalla grafica, la Sampdoria è passata in vantaggio sulla Roma 1-0. Io che aspettavo il gol di Jankto e invece Adrian Silva, niente da fare. Purtroppo quando piove grandina non c'è assolutamente nulla da fare. A Teramo mi pare tutto tranquillo, Ania, squadra ancora negli spogliatoi. Sì, esatto, stanno rientrando adesso i panchinari del Teramo, cioè di Francesco a palloggiare con Bellucci e Chiere Mateng, ma le squadre ancora non rientrano sul terreno di gioco. Chiere si respira soprattutto in relazione agli altri risultati? Beh, Francesco Di Francesco non è molto contento allo stato. Sarebbe stato sorprendente il contrario. Sì, esatto, diciamo che era molto più contento prima quando l'accoppiamento era Foggia-Teramo, anche se con un Teramo ottavo, ma comunque con la trasferta a Foggia. Adesso lo è molto molto meno, però insomma si sa che non è tutto nelle mani del Teramo quest'oggi, deve esserci anche una concomitanza degli altri risultati sia del Foggia sia del Palermo per far sì che i biancorossi possano effettivamente riuscire a riconquistare il settimo posto, che vorrebbe dire giocare in casa domenica prossima proprio qui al Bonolis il 9 maggio, il primo turno playoff. È inutile girarci intorno, Andrea, no. Ci scrivono purtroppo si farà noni, che poi in realtà poi magari tra un po' rivediamo anche gli highlights di Palermo-Teramo di quest'anno, se dovesse essere poi in realtà... Scusami Jacopo, entra Valentini per Lewandowski, che evidentemente entra Valentini per Lewandowski perché evidentemente non riesce a superare il problema alla gamba destra dopo quel contatto con Tuncarà nel corso del primo tempo che vi avevo raccontato, quindi cambio in porta per il Teramo. Dicevamo, intanto ci scrivo Bensaia della Viterbese a Sulmona in Serie D a 17 anni da fuori quota, un ottimo elemento, lo ricordiamo anche all'Aquila. Sì. No, dicevamo, è vero che con quel risultato della stagione regolare Palermo-Teramo 1-1 dovesse essere replicato, qualora il Teramo beccasse proprio il Palermo sarebbe comunque eliminazione, però quella partita ci ha detto che insomma il Palermo è una squadra comunque giocabile. Teramo ci ha vinto, certo, in casa 2-0, ci ha pareggiato a Palermo 1-1 essendo stato in vantaggio, non è un avversario al netto. Il Palermo in casa ha perso tanti punti anche con squadre sulla carta deboli. Io non ho dubbi che qualunque sia l'accoppiamento del Teramo, anche dovesse giocare in trasferta col Foggia, col Catania, col Palermo, se la giocherà sempre e comunque, non ci sarà il vantaggio del fattore campo qualora queste squadre non dovessero diciamo così perdere punti, ma il Teramo con qualsiasi avversario se la giocherà, sarà più difficile passare il turno che giocando in casa, però io non ho dubbi che se la potrà giocare, insomma. Ecco. Eccole qua le immagini. In quella circostanza segnò Birrigia, gol da ex, e poi a proposito, Marcello, di attaccanti giovani e di grandissima prospettiva, il pareggio di Lucca, che è uno di quegli attaccanti
emergenti che abbiamo visto in questa stagione. Pandolfi dalla Turris al Brescia, Lucca che chiaramente avrà un mercato enorme da qui alla fine di questo campionato. Qual è l'attaccante che ti ha sorpreso di più di questi che ho citato, magari anche altri? Sì, dai, questi giovani sì, sono loro gli attaccanti. Poi parliamo di prime punte, compreso Pecorino, che poi è andato via da Catania. Secondo me è un altro prospetto molto importante, se non sbaglio ho preso la Juve. Lucca, per quel che ha fatto vedere a cavallo non proprio della primissima parte della stagione, è un giocatore, a me mi ricorda molto Caracciolo, il Caracciolo del Brescia, sì. Quindi un giocatore con quelle caratteristiche, un giocatore forte. Ci sono attaccanti bravi, anche non prime punte. Io ho visto Cuppone, se non sbaglio, sì, della Casertana, altro giocatore secondo me interessante. Insomma, ci sono attaccanti giovani bravi. Chiaramente i prospetti che hai citato tu, Lucca su tutti, sono forse i più importanti. Mm. Ecco, questo è stato il gol dello scorso gennaio che poi regalò l'1-1 definitivo al Palermo. A proposito di attaccanti, te lo sei stato, abbiamo parlato di attaccanti ed è stato il tormentone dei tormentoni quest'anno in casa Teramo, cioè la mancanza di una vera e propria prima punta. D'altronde stiamo vedendo anche questa sera Teramo-Viterbese, in gol Ilari e Bombaggi, che attaccanti non sono. Ora, rispetto al cammino che gli hai visto fare al Teramo in questa stagione, ritieni che con un attaccante oggettivamente questa squadra avrebbe potuto lottare per, non dico per il primo posto, però a ridosso delle primissime, per un quarto, quinto? Assolutamente sì, è chiaro che il problema maggiore il Teramo ce l'ha davanti, davanti inteso proprio come forza d'impatto di una prima punta, perché la realtà è questa. Hanno avviato molto bene, perché poi nei numeri comunque tutti i giocatori hanno dato il loro contributo, parlo dei centrocampisti o comunque dei tre quarti. Forse da Mungo mi aspettavo qualche gol in più. È ovvio, non parliamo della possibilità di giocarsi il campionato per il primo posto, perché effettivamente, ripeto, quest'anno c'è stata una squadra ancor più dell'anno scorso con la Regina, totalmente fuori categoria per quello che ha fatto vedere, però qualche posizione in più sicuramente poteva averla se avesse avuto una prima punta di ruolo, anche perché loro spesso e volentieri hanno giocato con il 4-2-3-1, è proprio diciamo che il terminale principale è mancato parecchio il Teramo. A proposito di Mungo, a proposito degli attaccanti, intanto vedo che si palleggia allegramente ancora anche nel secondo tempo. Francamente trovo... Cioè, Teramo, Viterbese, sono iniziate tutte, ma vedo che si palleggia ancora a Teramo. Molti hanno detto... È iniziata adesso, per fortuna. Molti hanno detto bastava togliere Mungo e prendere un attaccante, però vogliamo spiegare che non è poi così semplice / automatico trovare un acquirente, soprattutto a gennaio, per un giocatore come Mungo, e a quel punto reinvestire automaticamente quello che di fatto è un risparmio, non è un introito, che è l'ingaggio di Mungo, per un attaccante che a quel punto deve essere sul mercato. Vabbè, è chiaro che poi le dinamiche del mercato sono tutte da seguire, ci sono delle strategie, cioè non dimentichiamoci che comunque il Teramo aveva Cianci in organico, quindi l'attaccante in teoria non mancava, anche per le caratteristiche proprio di Cianci e per come il Teramo penso sia stato costruito con una logica di un 4-2-3-1, penso che sia proprio il giocatore fatto su misura per quella tipologia di gioco. Poi quando vai sul mercato e devi mettere e nello stesso tempo togliere, tu hai fatto il nome di Mungo, io non so se era quella la volontà da parte della società. No, chiaro... perché molti dicono bastava, come se fosse un gioco di vasi comunicanti, quasi conseguenziale,
bastava togliere Mungo e con quello che si risparmiava prendere un attaccante, ma le cose non sono proprio così automatiche. Ma immagino, no, no, io non sono un dirigente. È ovvio che Mungo è un giocatore che probabilmente ha anche mercato, però è un giocatore che non è per tutti, cioè, quindi non è per tutti, parlo non a livello tecnico ma probabilmente a livello economico, è un giocatore comunque importante, è un giocatore che il Teramo ha preso da una categoria superiore, quindi lo ha contrattualizzato in maniera pluriennale, quindi non è il classico giocatore semplice da poter dar via. Faccio un esempio, ma se si trattasse di un giocatore tra virgolette come, ecco, Birligea o giocatori di questo genere, sarebbe stato molto probabilmente più semplice. Quindi se il nome è proprio quello di Mungo e si faceva, è normale che non è semplicissimo. Si faceva il nome di Mungo perché il risparmio è chiaro, perché sostanzioso, perché parliamo sempre di un discorso investire una cifra, diciamo, importante su un giocatore, dando via un giocatore che ha un ingaggio altrettanto importante. Però non è così scontato e soprattutto non è così semplice come da dirsi. Però tu Cianci te lo saresti tenuto, mi pare di capire. Ma sai, cioè, tu sei per la stessa linea di Andrea. Ma io me lo tengo dal momento in cui faccio il contratto che ho fatto a Cianci. Adesso le dinamiche di Cianci non le conosco, però no, quando, chiaro, prendo un giocatore, sempre... quando prendo un giocatore, se non sbaglio lo contrattualizzo per 3 anni, sì. Io al giocatore ci devo credere, soprattutto nel secondo anno, perché io adesso non so le dinamiche e gli accordi presi. Non so se Cianci ha allungato il contratto, io non lo so come. Ha allungato di un altro anno, perché altrimenti sarebbe stato sarebbe stato in scadenza. Quindi diciamo che è un giocatore che poi purtroppo aveva iniziato benissimo anche a Bari, poi ha avuto un problemino fisico. Poi sai, quando lo dai in una piazza come Bari, che da quel che ho capito era la piazza che poi il giocatore voleva, essendo sì, proprio di Bari, sì, è normale, poi puoi anche correre il rischio che, ecco, in questa proprio fase del campionato Cianci, anche per via dell'infortunio, non ha neppure fatto benissimo, tra virgolette. Però è un giocatore che io sono convinto che è un giocatore che almeno nei prossimi 10 anni di B Cianci sarà un giocatore importante per la categoria superiore. Intanto occasione per il Teramo con il tiro di Bombaggi. Poco fa è entrato Urso, giocatore che nello scouting di Proteramo del martedì era entrato nel focus. Aia, raccontaci questa sera e poi torniamo sulla questione Cianci, perché poi in realtà è vero che quest'anno è andato prima a Potenza poi a Bari, però in realtà l'anno scorso Cianci era già andato via in prestito gli ultimi 6 mesi a Carpi. Testimonianza del fatto che tutto sommato il Teramo a questo giocatore non ci ha creduto fino in fondo e che ha allungato il contratto solo per un mero fatto di non perderlo a zero, cioè vai via però prima allunghi il contratto e poi ti prometto che vai via. Sì, quinto minuto di gioco con il direttore di gara che poco fa è andato a rilaguire Maurizi, perché evidentemente aveva dei toni un po' alti, ma non ha preso provvedimenti nei confronti dell'ex tecnico del Teramo. 5 minuti con poche cose da raccontare, il cambio Urso Falbo per la Viterbese, il terzo per l'ex allenatore del Teramo in questa gara, perché aveva già operato 2 cambi nel corso del primo tempo, e quel tentativo di Bombaggi che hai detto poc'anzi tu, con conclusione che però è finita alta sopra lo specchio della porta, difesa da bisogno. Poco da dire fino a questo momento con un Teramo che adesso prova un po' più con costanza a farsi vedere, almeno in questi ultimi secondi nella metà campo del Teramo della Viterbese. Tra l'altro il Teramo anche ha operato il primo cambio della gara, obbligato, come vi ho detto prima, per l'infortunio di Lewandowski, toccato duro da Tuncarà nel corso del primo tempo, con Valentini che
ne ha preso il posto Valentini, che al suo esordio stagionale per una serie, per una sorta di sliding doors, doveva essere proprio Valentini il titolare di questa stagione. Poi nel precampionato si è fatto male, ha avuto un problema muscolare, Lewandowski ne ha preso il posto e non l'ha più lasciato, diventando di fatto il titolare tra i pali della stagione del Teramo, con Teramo che adesso prova ancora a venire in avanti. Questo Ferreira allarga sulla sinistra per Tentardini, c'è ancora la sovrapposizione di Costa Ferreira che prova a chiudere lo scambio di nuovo con Tentardini, c'è però un giocatore della Viterbese a dopo per l'esattezza che riesce a chiudere, ad impedire che si possa chiudere lo scambio. C'è comunque un calcio d'angolo a favore della formazione biancorossa, che, se sei d'accordo, seguiamo proprio sì. Costa Ferreira va alla battuta di questo corner quando siamo giunti al settimo minuto di questo secondo tempo, sempre con il Teramo avanti 2-0. Ricordiamo sulla Viterbese, parabola in mezzo, chiama il pallone bisogno, non lo trattiene, riesce però di nuovo a metterlo in calcio d'angolo, quindi nuova battuta per il Teramo, ancora per Costa Ferreira, si fa vedere Santoro per provare a ricevere subito il pallone. Costa Ferreira invece preferisce chiamare lo schema e disegnare una nuova traiettoria in mezzo. Tuncara sul primo palo allontana il pallone, prova a far ripartire Murillo, ma in qualche modo proprio Tentardini riesce a fermare il tentativo di ripartenza da parte della Viterbese. Ancora Costa Ferreira, pallone teso in mezzo, Birligea non riesce a deviarlo di testa, si ripartirà con una rimessa dal fondo per la Viterbese quando siamo giunti all'ottavo minuto di questo secondo tempo, sempre con il Teramo avanti 2-0 sulla formazione laziale. A voi. Ania, prima di congedare, torneremo da te. Abbiamo detto di Diakité che rischia, mi pare, una ipotesi concreta di saltare il playoff. Sì, per quello che insomma la diagnosi attuale, ovvero un'elongazione all'adduttore destro rimediata nella rifinitura pre-Avellino, lo stop sarebbe di 15 giorni. Adesso non sappiamo se lo stop di 15 giorni è dal momento in cui insomma si è maturato l'infortunio, e quindi comunque a fortissimo rischio la gara del 9 maggio, il primo turno playoff. In questo senso lo sarebbe ancora di più se insomma i 15 giorni prognosi sono dal momento della risonanza magnetica che ha di fatto sentenziato l'infortunio, lo stato dell'infortunio di Diakité. In ogni caso la vedo molto molto complicata per Diakité esserci domenica prossima, e di conseguenza è un'assenza importante da gestire per Paci, che su Diakité ha fondato molto della difesa di quest'anno del Teramo, dovendo però rinunciare al difensore Franco Magliano nelle ultime gare proprio per problematiche varie. Eh sì, un'assenza pesante sarà quella di Diakité, poi chiaramente Andrea molto dipenderà da quanto andrà avanti, qualora fosse solo questione di tempo, da quanto andrà avanti il Teramo, anche se come hai detto te prima gli impegni sono molto molto ravvicinati, però sì, ma un titolare praticamente inamovibile della stagione lo perdi. Sì, ma se il Teramo ha il soprano di questi ultimi tempi, con Soprano, con Piacentini, con Trasciani, io francamente starei abbastanza tranquillo lì dietro. C'è magari anche la possibilità di far giocare Vittorini poi nel ruolo di terzino, ora c'è l'Asic, cioè voglio dire, la fase difensiva del Teramo è stata stupenda all'inizio, poi ha avuto qualche scricchiolio, ma complessivamente è stata una fase difensiva molto positiva dove i difensori hanno fatto molto bene. Di Diakité si sono sottolineate le sue capacità e anche i suoi limiti, ma se c'è un reparto che per quanto mi riguarda fa stare tranquilli circa l'intercambiabilità dei giocatori è proprio la difesa, quindi io il problema secondo me non è più non è tanto di natura tecnico-tattica, mi permetto di dire, certo, lì il problema è che su Diakité si era fatto un ragionamento di tipo, passatemi il termine, brutti plus valenziale. Sì, che però il credo al tifoso interessa, ma interessa soprattutto che la squadra faccia risultato e vinca, e per questo motivo dico che l'assenza di Diakité tecnicamente penso non si possa sentire granché se gli altri giocatori di quel pacchetto sono a disposizione, quindi se c'è un
Piacentini, se c'è un Soprano, se c'è un Trasciani, se sulle fasce ci sono Vitturini, Tentardini, Lasic, io penso che dell'assenza di Diakité ci se ne possa fare una ragione. Se poi il problema è Diakité, si può mettere meno in evidenza perché non gioca i playoff, purtroppo quello è un problema di altro tipo, però tecnicamente certo, è un'assenza che si può tranquillamente surrogare, ma tranquillamente. Anche perché probabilmente, Marcello, su Diakité, ma come su tanti molti giovani giocatori, spesso si ripongono delle speranze che poi a 19, 18, 20 anni, 21 anni, spesso è un po' un tirare una monetina e sperare che esca quello che ti sei giocato, perché non è detto che poi tutti i giocatori abbiano lo stesso tipo di maturazione a un'età comunque precoce, perché ci sono dei giocatori che maturano più tardi. Forse si è scommesso su Diakité, grandissimo talento, un po' troppo presto, o no? Secondo me sì. No, vabbè, il giocatore c'è, sicuramente il giocatore c'è, si farà anche per categorie superiori, però c'è bisogno di un percorso, chiaramente. Diakité è un giocatore forte, è un giocatore che in questa categoria fa la differenza per uno strapotere fisico che secondo me potrebbe anche avere in categoria superiore, però poi è un giocatore che deve lavorare tantissimo. E secondo me quest'anno, già quest'anno è migliorato tanto per come l'avevo visto io l'anno scorso ad Agnone, quindi deve ancora avere un processo. Se uno ci guarda la prospettiva, secondo me ci può vedere una prospettiva anche importante, forse non immediata, quindi se parliamo poi di un discorso anche economico, è ovvio che probabilmente non parliamo di un giocatore già prontissimo, però un giocatore che ha una prospettiva ottima. Quindi adesso poi non so quanto venga valutato, e quindi anche in un mercato complicatissimo, perché soldi ce ne sono pochi in giro, quindi anche l'aspettativa adesso della società bisogna capire qual è. Certo, assolutamente. Pareggio della Ternana intanto con la Juve Stabia 1-1, ma te lo vedi meglio come centrale difensivo oppure come aveva giocato Agnone, come esterno destro? Ma secondo me lui è un esterno destro e in questo momento ancora non un terzino, cioè nel senso che il ruolo, secondo me il ruolo suo in questo momento è un giocatore un tutta fascia, un discorso di 3-5-2 o un 3-4-3, è un giocatore diciamo quello è il suo ruolo, può fare il centrale perché comunque è un giocatore che ha grande struttura e grande forza, però... Terzo in un pacchetto a tre, terzo a destra, il cosiddetto braccetto di destra. Sì, perché ha anche quelle caratteristiche, quelle qualità, però deve lavorare tantissimo, perché poi la fase difensiva è intesa proprio come anche come attenzione. Lui è un giocatore che fa proprio del suo strapotere fisico, fa la sua forza, però poi fa ancora degli errori che purtroppo certo fanno parte del processo di crescita. Ad oggi è un giocatore che è chiaro che ad altissimi livelli, se parliamo di massima serie, secondo me è un giocatore che deve imparare bene a fare il terzino, perché anche poi se nel discorso del tutta fascia non è un giocatore con grandissima qualità dal momento in cui arriva diciamo nella fase offensiva, però parliamo di un giocatore che sicuramente ha un'ottima prospettiva. Sono arrivati dei messaggi, però è arrivato anche il terzo gol del Palermo, quindi Virtus Francavilla 1 Palermo 3, e questa è una notizia che a questo punto, quando manca mezz'ora alla fine delle partite, se non è un'ipoteca, poco ci manca sul fatto che il Teramo giocherà tutte fuori le gare, che speriamo, gli auguriamo siano tante le gare playoff, adesso al di là di come andrà Foggia-Catania, però il Palermo sembra aver messo in ghiaccio la partita a Francavilla. Io, una Virtus Francavilla che adesso si mette a fare la battaglia all'ultima mezz'ora per rimontare il Palermo, non ce lo vedo. Poi magari ci auguriamo di sì, però insomma è complicato. Ci chiedono quando inizia i playoff, domenica prossima, 9 maggio.
e quindi ci sarà il primo turno. Pareggio anche della Ternana, come detto, con la Juve Stabia 1-1, gol di Swagger. E poi Ania, ci chiedono: ma è vero che il prossimo portiere del Pescara sarà Lewandowski al posto di Fiorillo? Io te lo chiedo, ma a me non è arrivato nulla. Poi... Neanche a me per ora. Però Lewandowski è uno dei giocatori a scadenza di contratto, uno dei numerosi giocatori a scadenza di contratto del Teramo, quindi chiaramente poi appena il pallone si fermerà saranno molti discorsi in tal senso, perché in casa Teramo dovranno iniziare. Attenzione a Billy Gea, che riceve un bellissimo pallone da Costa Ferreira, filtrante bellissimo direttamente in area. Billy Gea poi si fa parare la conclusione, anche se comunque marcato molto stretto da De Santis, si para comunque bisogno il tentativo ravvicinato di Billy Gea, ma davvero un pallone al bacio disegnato da Costa Ferreira proprio verso il centro dell'area per l'attaccante rumeno. A voi. E intanto pareggio della Ternana, che è durato 3 minuti, perché è tornata in vantaggio la Juve Stabia. Dunque Ternana 1, Juve Stabia 2, una delle squadre che all'inizio di campionato ci eravamo sentiti, pensavi che potesse giocarsi la vittoria del campionato, poi non è stato così. Sì, pensavo potesse far di più di quello che ha fatto, per quello che ho visto all'inizio e per quelle che sono le potenzialità, secondo me di una squadra importante, come organico, con dei giovani fantacci su tutti, che, sì, che è una delle sorprese di questo campionato secondo me. E pensavo potesse far meglio. È chiaro che ne abbiamo parlato quando non credevo che la Ternana potesse fare il campionato che ha fatto, perché poi veramente questo è stato un campionato dove tutto quello che si è visto, parlo di alta classifica, è stato messo praticamente in ombra da quello che ha fatto la Ternana. Cioè, quindi anche le squadre, il Catanzaro sta facendo benissimo, comunque l'Avellino ha fatto grandissime cose, forse nell'ultimo periodo ha mollato un po' la presa, ma ha fatto un grandissimo campionato. Però sono tutte squadre, la Juve Stabia che si è ripresa bene e, come dicevi tu, è un cliente molto scomodo, sì, da affrontare adesso in sede di playoff. Però tutte queste squadre veramente sono state oscurate da quello che è stato il cammino di una Ternana che è stata veramente una squadra eccezionale. Certo. Andrea, a proposito di giocatori interessanti, tu, quindi ti do atto di aver parlato settimane e settimane fa di Siripo, che ha segnato il terzo gol del Palermo. È un giocatore talentuoso, è un giocatore che deve farsi, che deve strutturarsi, perché poi, essendo un brevilineo mancino che punta molto sulla abilità tecnica, sulla rapidità, quando giochi in queste categorie devi essere anche strutturato fisicamente, o meglio devi essere abituato a resistere ai contrasti. Quando lui riuscirà a crescere da quel punto di vista, sarà un giocatore anche per questi livelli interessante, magari potrà essere un titolare di una squadra ambiziosa come il Palermo. Oh, era arrivato un messaggio in dialetto prima per te. Marcè, arvi e arriviamo in Serie B. Ora, io non so quanto poi le cose nel calcio siano più o meno replicabili, però immagino che insomma qualcosa a distanza di anni, molto a distanza di anni, probabilmente ti è stato, dal punto di vista dell'opinione pubblica, ti è stato restituito. Non è molto, mi rendo conto. Jacopo, non sei a festeggiare dopo, tarda nottata, ma anche domani poi ci sarà tempo, c'è tutta l'estate per festeggiare, hai voglia. Qualcosa a livello di opinione pubblica ti è ritornato indietro? È chiaro che non è la categoria, nessuno vi ha ridato la categoria, però a distanza di 6 anni non mi dire che qualcosa non ti sia stato riconosciuto. Intanto ecco Lewandowski, grazie Ania che ci fa vedere le immagini di Lewandowski leggerissimamente claudicante. Sulla questione? Sulla questione... Cioè che, te sì, la faccio sì, breve, sì. 6 anni fa eri più o meno nell'occhio del ciclone ed eri osteggiato da tutti. A distanza di 6 anni, diciamo che le percentuali, non dico che si siano ribaltate 0-100-100-0, ma un buon 80% probabilmente ha rivisto la valutazione sul tuo operato. Sì, però poi alla fine hai detto bene tu, non conta nulla, ma
Cioè, ma non conta nulla veramente? Sì, un po' conta, dai. Ma no, guarda, per come sono io no, nel senso che poi fai sempre fatica ad accettare quello che è successo, quindi hai detto bene tu, non ti ridaranno nulla indietro, e la cosa che rimane è un'amarezza totale, che non nessun risultato sportivo che uno potrà ottenere cancellerà quel tipo di amarezza, ed è un'amarezza che poi riguarda chiaramente tutta la città di Teramo, una città che poi oltretutto a cui io sono fortemente affezionata, ma loro, cioè, questa è una cosa risaputa, quindi io l'ho vissuta male, la vivo male ancora. Io so di aver fatto un grande lavoro a Teramo, non un lavoro normale, perché poi ci vuole, come sempre, ci vuole fortuna, però non è facile ripetere quello che è stato fatto in quegli anni. Io non parlo solo dell'ultimo anno, sì, perché certo, comunque è stata una scalata importante. Rimarcarlo, riparlarne. Ma secondo te le imprese come quella, che poi, come giustamente hai detto tu, si fondano su progetti pluriennali, di cui spesso ci si riempie la bocca e poi non vogliono dire assolutamente nulla. Adesso spesso il progetto pluriennale significa non giudicateci subito, giudicateci tra un po' di tempo, perché adesso probabilmente le cose andranno male, questo in soldoni. Quando vi dicono progetto pluriennale significa che non vogliono qualcuno che li prenda per la giacchetta subito, non vi fate ingannare. Ma pensi che imprese sportive siano replicabili altrove, oppure nello stesso posto? Sì, assolutamente sì. Partiamo da una base comunque, con i mille difetti che abbiamo tutti. Il Teramo comunque ai miei tempi era una società sana, forte, quindi che poi noi non abbiamo mai fatto follie, quello è un altro discorso, nel senso che siamo sempre stati oculati, abbiamo lavorato molto sull'aspetto proprio delle persone, nel senso che noi ci siamo affidati oltre ai giocatori agli uomini, e questa è una cosa che fa la differenza. È chiaro che abbiamo nel corso degli anni avuto dei giocatori molto forti, però questo non vuol dire che non si possa ripetere. A me piace guardare molto il modus operandi degli altri, faccio un esempio: il Como in questi anni è una lezione da seguire, perché il Como è una società che due o tre anni fa era in Serie D, vinse il campionato, ha cambiato proprietà, ha fatto un anno di transizione in Lega Pro, e quest'anno ha fatto qualcosa di eccezionale. Io posso dirti che il Como non è una società che ha speso tantissimo, quindi ha saputo programmare. Diciamo che il giocatore simbolo è Gabrielloni, che è un giocatore che ricordiamo tutti. Ne abbiamo parlato. Esatto, quindi questo non può non voler dire che il saper lavorare, il essere bravi e soprattutto credere, perché hai detto bene tu, poi il fatto del progetto tante volte è solo un prendere tempo, ma così non deve essere, perché il progetto poi va difeso, va portato avanti, e se si è anche un pizzico fortunati, secondo me oggi nel calcio solo la Serie A diventa una categoria chiaramente difficile, perché lì l'incidenza del campione fa la differenza. Per il resto sono convinto che tutto si possa fare. Sì, peraltro di Gabrielloni ne abbiamo parlato proprio una settimana fa, Andrea, perché noi chiaramente, per chi come noi segue la Serie D da anni e che ha sempre seguito il girone F e quindi le squadre marchigiane, Gabrielloni della Jesina, ce lo ricordiamo, è adesso. Intanto è entrato Bellucci. Marcello, ti volevano fare una domanda. Adesso cosa ti aspetti al processo di Rimini? Ma mi aspetto la giustizia, mi aspetto di sapere che effettivamente quali disastri abbiamo fatto. Vediamo, è chiaro che io fondamentalmente sono impaziente da tempo, quindi mi aspetto di essere giudicato, né più né meno di quello che
che chiaramente speravo anche tanti anni fa, e invece in altre circostanze siamo stati indagati, giudicati, condannati nel giro di un mese, perché la fretta era tanta e il tempo era poco per poter fare tutto quello che si doveva e si voleva fare. Quindi oggi mi aspetto di capire che cosa vogliono dire i famosi 30.000 euro. Tanto lo posso dire che il mio avviso di garanzia parla di 30.000 euro, che onestamente io non so neppure cosa siano. La famosa sentenza in cui si parla di giocatori che a distanza di 6 anni ancora non sono venuti fuori da quella famosa partita, e tutto il resto, ripeto, di un giudizio che a livello sportivo è stato qualcosa di veramente, che a ripensarci fa star malissimo. Eh sì. Lo immagino. Ania, torniamo da te, perché come detto è entrato anche Bellucci in partita, che abbiamo visto qualche spunto interessante, però niente di particolare. No, ben poco da raccontare in questo secondo tempo. Un paio di minuti fa ha fatto il suo ingresso in campo Bellucci per il suo esordio con la maglia del Teramo al posto di Lasic, andando a comporre un po' quella che era la difesa che ci aspettavamo prima, alla vigilia insomma di questa gara. Piacentini poi di conseguenza è tornato ad occupare la parte destra della difesa. Vi dicevo, poco da raccontare, poche occasioni. Quella di Ligea, descritta nel precedente collegamento, è stata di certo l'occasione più nitida e importante del Teramo in questa seconda frazione per cercare di arrivare anche ad un terzo gol, che il Teramo in questa stagione non è mai riuscito a segnare, perché oltre i 2 gol il Teramo non è mai andato almeno fino a qui. Ha l'occasione quest'oggi contro una Viterbese che non sta opponendo davvero grossa resistenza dall'inizio di gara, ma anche in questa ripresa la linea è quella della prima frazione, quindi una Viterbese che prova a fare qualcosino ma senza neanche troppa convinzione, anche soprattutto il Teramo in controllo e gestione della gara, che prova a manovrare, a costruire qualcosa e magari a trovare pace, qualche altra soluzione da provare in vista del primo turno playoff. L'unico brivido lo ha corso Valentini intorno al quarto d'ora di gioco, quando anche complice un intervento di Tunkara, Valentini sembrava sul pallone, poi non è riuscito a trattenere la sfera. Attenzione adesso a questa occasione per Villegea, di nuovo bisogno però chiude la porta all'attaccante rumeno, servito in profondità, di nuovo un'occasione per Villegea al 29esimo della ripresa. Non c'è stata segnalazione di offside da parte del secondo assistente che ha lasciato andare l'attaccante rumeno fino alla fine dell'azione, senza poi alzare la bandierina, ma il tentativo da parte di Villegea poi ha trovato di nuovo sulla sua strada bisogno, come è accaduto anche al 18esimo di questa seconda frazione. Vi dicevo insomma di un pericolo corso da Valentini intorno al quarto d'ora, che non è riuscito a trattenere il pallone, complice anche un inserimento di Tunkara. Voleva il fallo Valentini, il direttore di gara non ha segnalato invece nessuna irregolarità nell'intervento dell'attaccante, poi la difesa del Teramo è riuscita comunque a sbrogliare la situazione. Si prepara intanto un altro cambio per Paci, sta per entrare Chiermatè, che vedremo se prenderà proprio il posto di Birligea, che lascerà il campo magari all'attaccante che è stato titolare invece ad Avellino una settimana fa. 30esimo in questo istante, sempre Teramo 2-0 sulla Viterbese. A voi. Allora rientriamo, perché la Ternana, che era sotto 1-2, ha ribaltato il risultato. D'altronde lascia nulla. Sì, no, non lasciano. No, ma anche perché poi in realtà, per chi insomma ci segue, noi appena iniziamo a fare complimenti a una squadra succede lo smottamento siderale. Gol di Rajcevic per il 2-2. Quando ospite Marcello, Rajcevic fa le doppiette. Sì, è vero, doppiette di Rajcevic. Intanto 2-0 della Sampdoria contro la Roma. E ha segnato Jankto. Ha segnato Jankto, che è una cosa
Incredibile. Attenzione, perché se non è entrato, adesso io so che mi faccio, diciamo, chi se ne importa il tuo fantacalcio, ma siccome non è ancora entrato Lorenzo Pellegrini, entra Yankto che ha segnato primo panchinaro, cosa veramente di cui, cioè, è un'impresa allucinante questa sera. Bene, bene così, deve essere proprio la giornata fortunata. È vero, quando vieni ospite in trasmissione fa doppietta Rajčević. Ti è mai capitato di doverlo trattare, di poterlo prendere come Rajčević? Perché ti è un giocatore che ti ha sempre un po' ispirato, Ma no, non mi è mai capitato, però è un giocatore che è un buon giocatore, un giocatore per queste categorie, sicuramente un giocatore forte. È un giocatore che con la sua stazza può cambiare le partite. Mi ricordo in quel famoso Vercelli Pescara. Entrò di Grassadonia, esatto, era Grassadonia in panchina per Pro Vercelli e fece due gol. Io lo ricordo, lui faceva coppia con Forte l'anno in cui il famoso anno pareggio del Catania, intanto è a Foggia. Quindi dai, un giocatore che in questa categoria è un giocatore, insomma, forte. Assolutamente. Intanto, pareggio del Catania. La Roma ha segnato. Ha accorciato le distanze? Vedevo grande occasione, ma c'è il VAR. Io invece vi volevo controllo il gol fuori gioco. Vi volevo segnalare che il Barcellona sta perdendo col Valencia. Pensa te. E intanto ne approfitto per salutarlo Matteo Falzoni, che mi scrive che posso esultare perché Pellegrini non entrerà, perché proprio non è indistinta, perché è rimasto a Roma, la voglia ha partorito. Tanti auguri a Lorenzo Pellegrini, davvero tantissimi auguri. Ma tu dovresti monitorare i tuoi giocatori. No, vabbè, ma io ho fatto... Sai, ma purtroppo mi stimola la formazione automatica, il pulsante formazione consigliata, quella là. Mi stimola troppo, soprattutto quando sono in ritardo, perché spesso sono in ritardo nel fare la formazione, allora non ho tempo di vedere gli avversari, faccio formazione consigliata e metto i panchinari, quindi spesso e volentieri ho perso tanti punti così. Comunque saluto Matteo Falzon, ci vedremo mercoledì, perché ci sarà un notaresco Pineto. A proposito, visto che la partita, insomma, sta per concludersi e poi andremo alle battute finali, una battuta su questo girone F, visto che te fai la Serie D in un altro girone. Mercoledì c'è il notaresco Pineto. Il Campobasso è chiaro che è favorita d'obbligo, ha vinto anche oggi proprio contro il Pineto, però il notaresco ha avuto la forza di rialzarsi dopo quel prepasquale con il Campobasso in cui era stato dominato, aveva perso Bianciardi, aveva perso la partita, poi ha avuto la forza di rialzarsi il notaresco. Che campionato stai vedendo? Anche perché so che alcuni giocatori della parte laziale tu li conosci, perché l'anno scorso hanno giocato o con te o comunque nel vostro raggruppamento. Ma è un cambiamento, chiaramente adesso la corsa è a due. Il notaresco è stato bravo perché ha tenuto botta, perché comunque ha perso 6 punti negli doppio scontro, e in campionati così equilibrati quei 6 punti fanno la differenza. Però il notaresco è stato bravo a tenere botta, il Campobasso ha fatto qualche passo falso di troppo e quindi sarà un volatone fino alla fine. Io non credo che il Campobasso riesca a staccare il notaresco. Il notaresco deve continuare. Chiaramente oggi, la vittoria di oggi per il Campobasso è una vittoria importante, anche se mi dicono che si sia fatto male Esposito. Adesso non so l'entità dell'infortunio, ma quello può essere un problema, può essere un problema per il Campobasso. Si deciderà alla fine. Ecco, intanto questo è l'Esposito del Pineto, che per fortuna niente di particolare, questo è il posto del Pineto. Una sospetta lussazione al gomito. Sì. Quindi sarà un campionato che si deciderà alla fine, molto avvincente, ma ripeto, non c'erano dubbi, forse all'appello manca qualche squadra che fondamentalmente non ci ha creduto, e in quello bravo, bravo il notaresco, perché il notaresco è partito per essere protagonisti, e anche a dispetto di qualche momento in cui poteva tra virgolette mollare, invece è stato sempre sul pezzo. E non dimentichiamoci che il notaresco viene fuori da un'annata scorsa beffarda, quindi sì. Fondamentalmente sono contento, e da abruzzese, sportivamente, però da abruzzese faccio il tifo per loro. Però Cardella, insomma, te lo saresti tenuto probabilmente con il senno del poi
Guarda, Cardella è un giocatore forte, sicuramente un giocatore forte, però non è un giocatore da Latina, cioè sono quei giocatori che purtroppo soffrono un pochino di pressioni, soffrono un pochino di piazza. Cardella è lo specchio anche di quella squadra dell'Albalonga, perché io in partenza pensavo che l'Albalonga potesse fare molto di più di quello che in effetti ha fatto, perché l'Albalonga è una squadra forte, però poi quando non c'è la cattiveria e la convinzione di poter arrivare a un determinato risultato e si campicchia così la giornata, poi questi sono i risultati. Ecco perché ti dicevo prima, l'appello davanti, mancano due o tre squadre che secondo me potevano tranquillamente giocarsela con Campobasso e Notaresco. Assolutamente. Oh Maurizio, mi mandi il messaggio che era rivolto a me sulle... Allora, peraltro mi sa che me l'avevi mandato al signor conduttore con gli occhiali, di cui non ricordo il nome. Ha spesso di criticare Mister Paci, ricordo delle domande rivolte criticamente, se magari me le scrivi, perché io sinceramente... Critica è poco costruttiva quando il Teramo era secondo in classifica, adesso poco critico, e quando era secondo in classifica esageratamente critico, come a voler cercare per forza di destabilizzarlo e avessimo questo potere noi. Stai bene così. Le spiegazioni si possono avere? Sinceramente non so a quali domande fai riferimento, se magari ce le scrivi ci fai un'ulteriore cortesia. Se poi pensi che non vincere 14 partite debba portare veramente a delle critiche, cosa che non puoi aver sentito qui dentro, ma che oggettivamente fanno parte ovviamente di un buco nero del campionato del Teramo, che oggi è nono, in questo momento ottavo, proprio per quei 14 risultati senza vittoria, a parte una contro il Bari, non penso che l'hai sentita qui dentro. Detto questo, non abbiamo la forza di destabilizzare nessuno, quello che vediamo raccontiamo. Se poi hai scambiato le redazioni giornalistiche per un fans club, hai sbagliato. Almeno qui non siamo un fans club, noi facciamo giornalisti, vediamo e raccontiamo quello che vediamo, e quindi quando ci sono state delle cose da dire le abbiamo dette, quando non ci sono state delle cose da dire evidentemente non le abbiamo dette. Detto questo, la seconda parte del campionato del Teramo, Paci è parzialmente scusato, perché la società ha pensato molto molto bene di creare due casi clamorosi all'interno della rosa. Ripeto, detto questo, non siamo un fans club e non lo saremo mai. Ania, veniamo da te, spero di essere stato, e comunque rimane sempre la richiesta di chiedere di conto delle domande che io avrei fatto per destabilizzare, niente meno. Che Paci, veniamo da te. Forse perché si fanno domande e non sì. Io dico sempre sono detto, fare delle domande non ha mai ucciso nessuno, nascondere le risposte qualche volta sì, e qualcuno probabilmente qualche risposta l'ha omessa quantomeno quest'anno, quindi ripeto, altro cambio per non siamo un club. Altro cambio per il Teramo, nel frattempo è uscito Ilaria, è entrato Di Francesco, con qualche timore per Santoro, perché dopo un contatto è rimasto qualche istante a terra per un problema alla spalla sinistra, ma si è rialzato, ha lasciato il campo per l'intervento dei sanitari, ma è già rientrato sul terreno di gioco il centrocampista biancorosso, a rientro proprio quest'oggi dopo aver scontato insieme ad Ilaria la sua giornata di squalifica. 5 minuti più recupero dunque al termine di questa gara, che nel secondo tempo ha offerto ben poco sul terreno gioco del Bonolis, con la Viterbese che prova a venire in avanti, la manovra di Tuncarà che però è fermata dalla segnalazione del primo assistente di fuorigioco proprio da parte dell'attaccante laziale, quindi si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Teramo. Vi ricordiamo anche l'esordio di Bellucci quest'oggi, che doveva sembrava poter essere titolare prendere il posto anche dello squalificato Trasciani, che rientrerà, tornerà a disposizione a differenza di Diachité, almeno per quella che è adesso la situazione attuale sanitaria del difensore franco-maliano. Non dovrebbe esserci per l'appunto Diachité domenica prossima, ci sarà sicuramente Trasciani che tornerà invece a disposizione in difesa, poi Paci ovviamente sceglierà
chi posizionare in retroguardia. Viterbese che prova a riconquistare un pallone, si lotta al centrocampo tra Di Francesco e ancora Tuncarà, però riesce in qualche modo proprio l'attaccante laziale a lasciare il pallone a Murillo, che prova di conseguenza a mettere la sfera in mezzo, calibrata però male dall'attaccante di Maurizio, che quest'oggi è in ombra, ma in generale come in ombra la Viterbese, che ricordiamo si è presentata quest'oggi al Bonolis senza più nulla da chiedere al campionato, senza neanche la possibilità, insomma, di sperare che il quarto posto del girone, di un girone, potesse aprire la qualificazione ai playoff dell'undicesima classificata. Perché il discorso, insomma, andrà ad appannaggio del girone B, e quindi senza nessun obiettivo quest'oggi la Viterbese si è presentata al Bonolis. 42esimo che sta per scoccare, sempre 2-0 del Teramo sulla formazione laziale. A voi. Marcello, una domanda per te: che cosa ne pensi di Fagioli del Castelnuovo, visto che faceva parte delle tue ultime creazioni? Non è la mia creazione. Immagino che tu l'abbia incrociato prima. Sì. No, un giocatore che è cresciuto tantissimo, è uno di quei giovani. L'Abruzzo quest'anno ha un paio di attaccanti, lui, Paudice, lo stesso Barlafante, che è comunque un po' più diciamo consacrato, nel senso che comunque anche l'anno scorso aveva fatto bene. Ha degli attaccanti giovani molto, molto interessanti. Per me Fagioli è un giocatore che può essere preso in considerazione anche per un discorso futuro in categoria superiore, quindi anzi è un giocatore fisicamente assolutamente pronto e mi fa piacere anche perché per quel poco che l'ho conosciuto è un ragazzo in gamba, un bravo ragazzo, è un ragazzo che ci ha creduto e quest'anno sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto negli ultimi anni. Sì. Con Bichetto abbiamo scoperto che Paudice e Barlafante possono giocare insieme e fare molto bene. Sì. Ti chiedono altra domanda: a te come avresti gestito i casi Piacentini e Diakité? Ma io come avrei gestito i casi Piacentini e Diakité? Bisogna capire quella che era la volontà, soprattutto da quel che ho capito io dall'esterno, della proprietà, quindi del presidente, cioè cosa voleva. È normale che, allora, qui parliamo di due giocatori che se non sbaglio Piacentini non era stato praticamente, il contratto era in scadenza, giusto? È ovvio che se tu credi in un giocatore devi contrattualizzarlo dal momento in cui io penso che la scorsa estate Piacentini doveva essere ricontrattualizzato. Poi ci può stare che il far bene da parte di quel giocatore possa comportare anche qualche voce di mercato che a quel punto poi entrano in ballo anche interessi diversi, che possono essere anche interessi da parte di un procuratore ma anche dello stesso giocatore, quindi per tempo uno deve anche far capire quelle che sono delle priorità. Su Diakité il discorso è un pochino diverso, cioè nel senso che io penso che anche chi oggi lavora nel Teramo, queste sono considerazioni che sanno sicuramente benissimo anche loro. Poi è chiaro che ti vai a interfacciare con la proprietà e devi essere bravo a far capire quella che è la cosa da fare. Comunque sono due casi, chi per un motivo che chi per un altro, sono rientrati, quindi è normale che qualcosa ti tolgono a livello di serenità, sia a livello di gruppo che a livello di singolo, e secondo me anche quelle sono state situazioni che il Teramo in qualche modo ha pagato. Però nel calcio, soprattutto nel calcio di oggi, bisogna anticipare certe mosse, quindi io avrei affrontato il problema, diciamo, in anticipo.
un po' prima. Sì. Va bene, siamo quasi. Barcellona si è svegliato, tre gol in poco tempo. Sì, ma ha sbagliato il rigore Dzeko. Anche Messi. Uno e mezzo mi sta prendendo, 4.5 - 3. Anche Messi ha sbagliato un rigore questa sera. Sì, ho capito, ma io Messi non ce l'ho al fantacalcio, Dzeko sì. Questo è il vero problema. Ania, veniamo da te fino alla fine, perché siamo al 46esimo del secondo tempo. Esatto, si giocherà fino al 49esimo per effetto dei 4 minuti di recupero accordati dal direttore di gara. Sempre col Teramo avanti 2-0 sulla Viterbese. È chiaro che ormai questo risultato non è in dubbio, più che altro bisognerà vedere cosa succederà a Foggia per decidere appunto quale sarà la posizione al termine della stagione regolare del Teramo e di conseguenza dove si giocherà e con chi il primo turno nel playoff. Tanto... a questo punto mi pare al 100% a Palermo, 3-4 intanto della Juve Stabia Fermi. Intanto Kieran Mateng prova dalla distanza a svegliare Bisogno, che quest'oggi devo dire comunque non ne aveva bisogno, perché Billy Joe in un paio di occasioni nel corso della ripresa comunque lo ha tenuto in attività, si è fatto trovare pronto l'estremo difensore della Viterbese, lo ha fatto anche adesso su questa conclusione dalla distanza di Kieran Mateng, che scaturisce, che origina anche un calcio d'angolo per il Teramo. Se ne va Bombaggi dalla bagnerina, lascia a Di Francesco la battuta di questo corner che va dalle parti di Tentardini, poi ancora Di Francesco che riceve dal terzino mancino del Teramo, rientra sul destro, prova a mettere un pallone in mezzo, sbroglia in qualche modo la difesa della Viterbese, ma ancora pallone in mezzo, Bombaggi è anticipato da De Santis, quindi non riesce a controllare il pallone, ma il Teramo prova a chiudere in avanti questa gara con tentativo di ripartenza della Viterbese, che però si spegne in fallo laterale quando siamo giunti quasi al 48esimo di questo secondo tempo, quindi manca circa un minuto, poco più di un minuto in realtà al termine della gara. Rimessa con le mani per il Teramo, con Piacentini che si incarica della battuta, che è tornato sulla parte destra della difesa da quando ha fatto il suo ingresso in campo Bellucci, che si è posizionato centralmente proprio accanto a Soprano, proprio Soprano che allontana una sfera calciata in avanti dalla Viterbese, poi una sorta di campanile. Camilla Fontana, Ania, quindi è finita 1-3, quindi il Teramo è certamente ottavo. Ok, quindi sostanzialmente un risultato in fotocopia per quanto riguarda almeno la stagione regolare, come quello della scorsa stagione. Teramo è ancora in possesso del pallone quando mancano 30 secondi più o meno al termine della gara, pallone è ancora gestito dal Teramo e provato a buttare in avanti, a lanciare in avanti Kieran Mateng, su cui però c'è la difesa della Viterbese che si fa trovare pronta, guadagnando anche una ripresa con le mani. Viterbese che andrà a battere di nuovo una ripresa con le mani per un intercetto di Costa Ferreira. Sono gli ultimi secondi di questa gara al Bonolis, che si chiude qui con la vittoria del Teramo 2-0 sulla Viterbese. I gol di Lari e Bombaggi su calcio di rigore trasformato proprio da Bombaggi nel corso del primo tempo. Teramo che ha fatto il suo vincendo questa gara, guadagna quindi di fatto, se non ho capito male, una posizione rispetto alla nona con cui aveva iniziato questa gara, però non basterà insomma per giocare in casa il primo turno playoff, che se non ho capito male, se non vado errato, insomma sarà allora a Palermo. Certamente ottavo, se il Foggia, che sta ancora giocando ed è sul 2-2 con il Catania, dovesse segnare il gol della vittoria, il Teramo sarebbe nono, ma in questo momento siamo sul 2-2, quindi il Teramo è ottavo, esattamente come hai detto bene tu, come l'anno scorso, e quindi allo stato attuale giocherebbe a Palermo la gara unica con domenica. È iniziata la stagione del Teramo. Esatto, anche se è iniziata a Teramo. E quindi, però, curiosità, perché l'anno scorso il Teramo giocò con il Catanzaro il turno playoff, con il Catanzaro con cui aveva iniziato anche in quel caso la stagione. Solo in quella circostanza c'eravolo. Qui invece sarà Bonolis, prima giornata della stagione regolare, la favorita, il Barbera, nel primo turno playoff. Noi ovviamente monitoriamo
la fine delle gare, vediamo i risultati che sono quasi tutti definitivi. Mancano Catanzaro, Cava dei Tirreni e appunto Foggia per il finale, per i finali. Bari Bisceglie 2-1, vantaggio del Bisceglie al quinto con Rocco, gol di Dursi e Antenucci per il successo dei Galletti Pugliesi. Casertana Paganese 1-1, Pacilli e Guadagni. Catanzaro Monopoli è finita proprio in questo istante, è terminata 2-2. Pierno per il Catanzaro, pareggio di Mercadante, poi Garufo per il nuovo vantaggio del Catanzaro, Liviero per il pareggio definitivo del Monopoli. Cavese Avellino si sta ancora giocando, siamo sull'1-1, vantaggio dei biancoverdi irpini con Carriero al 48esimo del primo tempo, pareggio all'80esimo di Marzupio per la Cavese. Foggia Catania, siamo ancora siamo oltre il 90esimo ma si sta ancora giocando, doppio vantaggio del Foggia con Curcio ed Andrea. Il Catania accorcia le distanze del primo tempo con Golfo e poi sempre con Golfo al 77esimo impatta ed è finale 2-2. Dunque adesso possiamo dirlo, il Teramo all'ottavo posto giocherà contro il Palermo. Teramo Viterbese, come vedete, 2-0, Ilari e Bombaggi tra il sesto e il 20esimo, il gol su calcio di rigore di Bombaggi. Ternana Juve Stabia 3-4, vantaggio della Juve Stabia con Fantacci, poi Swagger per il pareggio della Ternana, nuovo vantaggio con Orlando della Juve Stabia, nuovo pareggio della Ternana con Rajcevic che segna una doppietta e fa andare i suoi sul 3-2 e poi Berardocco e nel finale non so il quarto gol chi l'ha segnato, ma ve lo diremo tra poco perché ha segnato, finita anche a Cava dei Tirreni, autogol di Salzano, autogol di Salzano, niente meno. Poi Virtus Francavilla Palermo 1-3, vantaggio di Nunzella per i pugliesi e poi doppietta di Valente e Silipo per il Palermo. Vibonese Turris 1-1 al 65esimo, Spina al 78esimo, pareggio della Turris con l'ex reatino Persano. Vediamo la classifica definitiva dopo 38 giornate di campionato, si chiude anche questa stagione regolare. Ternana 90 punti, al secondo posto c'è l'Avellino che ha pari punti con il Catanzaro ma in vantaggio negli scontri diretti a quota 68, il Bari riesce a difendere la quarta posizione a quota 63, quinto posto per la Juve Stabia che quindi se la vedrà contro la Casertana a Castellammare di Stabia, sempre domenica prossima. L'altro playoff sarà Catania-Foggia perché il Catania a quota 59, il Foggia come vedete a quota 51. Il terzo match è quello del Barbera tra il Palermo che giocherà in casa e dunque avrà due risultati su tre a disposizione e il Teramo di Massimo Paci che questa sera ha battuto la Viterbese. Il Monopoli a 41, la Viterbese chiude a 40, Turris e Potenza a quota 39, Virtus Francavilla 38, Vibonese 36, ma salva per la questione legata ai distacchi. Il playout si giocherà in casa della Paganese che conquista il fattore campo 32 punti, il Bisceglie che aveva sfiorato l'impresa a Bari chiude a quota 30 e dunque il playout, l'unico che si giocherà, sarà quello tra Paganese e Bisceglie in casa della Paganese. Noi tra un po' salutiamo Marcello che ci lascia, noi continueremo per il post gara. Complessivamente con la classifica che abbiamo visto, anche se ovviamente non potevi seguire tutto il campionato, che giudizio, anzi che pagella dai al Teramo? Ma una sufficienza piena, poi è chiaro che il Teramo ha avuto due facce, la realtà è questa, cioè il Teramo di inizio campionato, comunque il Teramo di, diciamo, del girone d'andata è stato un Teramo che ha fatto anche sognare. Perché è stato attaccato veramente alle primissime posizioni, poi è chiaro che qualcosina hanno pagato, però alla fine il campionato è stato un campionato positivo che adesso avrà una coda che può comunque far sognare, quindi io penso che da,
da quest'annata si possa costruire comunque qualcosa di buono. Andrea, giudizio rapidissimo, poi andiamo anche da Aria, poi ci fermiamo per la pubblicità, ovviamente poi aspetteremo la conferenza stampa di Baci. Che avversario è, che giudizio dai della stagione del Teramo che chiude all'ottavo posto a quota 52 punti? Tu ricorderai, avevo dato e confermo una sufficienza, un 6 più. Se proprio vogliamo essere un po' più di manica larga per quanto mi riguarda, 6 e mezzo. Però effettivamente è stato un campionato a due facce, entusiasmante nella prima parte, nelle prime 12 partite, poi decisamente meno con lo zampino di determinate dinamiche che si sono innescate per delle scelte infelici da parte del management. Detto questo, comunque, se consideriamo che lo scorso anno con una squadra che era ancora più ambiziosa ed è arrivata ottava, almeno fino alla sospensione per la pandemia, e ora si è ripetuto con una squadra sulla carta indebolita ma che comunque aveva dei valori importanti, diciamo questo è l'aspetto più positivo. Detto questo, il Palermo, noi stiamo vedendo le immagini, mentre il Foggia è una squadra forse tecnicamente inferiore rispetto al Palermo, ma che ti fa giocare male, il Palermo è una squadra che concede, è una squadra che difensivamente va incontro a delle amnesie, è una squadra che in parte soffre anche il fatto di giocare in casa. Quindi se proprio doveva esserci un accoppiamento in trasferta, giocare in questo Barbera vuoto con una squadra che non ha fatto granché nel corso di questo campionato, che difensivamente è fragile, che vediamo il gol di Lucca, ma Lucca neanche oggi ha giocato ed è probabile che neanche possa in fase di recupero, ma se giocherà titolare, essendo stato oltre un mese fuori, ha avuto un infortunio al ginocchio, si temevano anche i legamenti, quindi insomma se ci sarà non sarà affatto al 100% e probabilmente partirà dalla panchina. Quindi voglio dire, è una squadra, è una partita che il Teramo giocherà in trasferta, deve fare l'impresa, ma io con questo Palermo penso che questo Teramo se la possa tranquillamente giocare, perché il Teramo se si ritrova ed è vagamente come quello di inizio stagione può fare la sua parte, e il Palermo, ripeto, è una squadra tutt'altro che solida, e quindi il Teramo se la può assolutamente giocare. Aia, rivediamo, ci fai un commento alla classifica conclusiva? Questa qua. Hai sbagliato classifica allora. Scherzo, sto scherzando. Maurizio dalla regia, fenomeno. No, questo, bisogna essere incudi nel martello, adesso sono incudi. Partita giocabile, diceva comunque Andrea, cioè tutto sommato il Palermo qualcosa ti lascia. Sì, ti lascia, però in casa Palermo c'è molto rimpianto per quello che è stato finora il cammino dei Rosanero, l'abbiamo sentito anche martedì scorso a Proteramo da un collega, quindi sicuramente ci sarà magari in animo di provare ad affrontare al meglio questi playoff, proprio per cercare insomma di riavere un po' quell'obiettivo insomma di provare a centrare la posizione più in alta in classifica, come nella storia del Palermo, come magari doveva essere questa stagione, insomma, quindi c'è un po' di delusione a Palermo e non so se questo può essere un vantaggio o uno svantaggio per il Teramo in vista di domenica prossima. Di certo, per quello che sono stati i confronti fino a qui tra girone di andata e girone di ritorno, può essere un impegno sicuramente alla portata dei biancorossi contro una squadra che appunto lascia giocare, ed è una delle caratteristiche che fa piacere tra virgolette al Teramo, affrontare una squadra che gioca, che fa giocare l'avversario in modo tale che appunto il diavolo possa cercare di sfruttare gli spazi che si vanno a creare, e per una squadra che in fase di costruzione ha qualche pecca e manca comunque di un centravanti, questo è sicuramente una buona notizia, quindi non va così male, però poi non so effettivamente quanto il Palermo come il Palermo affronterà questo playoff, proprio perché il campionato non è stato all'altezza delle aspettative, quindi questo è un punto
punto interrogativo che un po' mi lascio. Per il resto, ovviamente, come ha detto Paci, adesso ricalchiamo, insomma, riprendiamo le parole che ha detto alla vigilia. Ben venga il settimo posto se dovesse arrivare, non è arrivato. Adesso il Teramo dovrà provare a giocare a giocarsela fuori casa, avendo un solo risultato per passare il turno, e quindi dovrà provare a fare la partita e cercare magari anche quelle caratteristiche che spesso in trasferta quest'anno sono mancate. Certo, il Palermo ha fatto 27 punti in casa, 26 in trasferta, quindi un rendimento più o meno equilibrato. E tra le squadre che fanno i playoff, solo la Juve Stabia ha perso più partite in casa, 7, il Palermo ne ha perse 5. Quindi io ripeto, in casa questo Palermo non è tutta questa grande forza, tutta questa squadra solida, e il Teramo se la può giocare. Noi siamo in chiusura di questa parte, poi rientreremo per la conferenza stampa di Massimo Paci. Saluto Marcello e Giuseppe, grazie Marcello per essere stato con noi, per averci fatto compagnia. Ci siamo rivisti, e comunque deviso e non con il solito Zoom, Skype, fa sempre comunque piacere. In bocca al lupo per il finale di stagione. Crepi, e grazie per l'invito. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ovviamente siamo in attesa. Ciao Ania, ci vediamo magari dopo in piattaforma. Qualora ci sarai, credo di sì. Per le domande a Massimo Paci, noi ci fermiamo, pausa un po' più lunga in attesa della conferenza stampa di Paci, poi torniamo per il post gara di Teramo Viterbese e per vedere le prospettive a 7 giorni dalla sfida secca del Barbera di Palermo. Tra poco. Ultima parte di questo Abruzzo del pallone extra large, con la conferenza stampa di Massimo Paci e dei tesserati, immagino che inizierà tra poco. Io vedo già in bassa frequenza la sala stampa della pancia, lo stadio Bonolis, per questo post gara, in cui sulla partita probabilmente da dire ci sarà relativamente poco, ma ci sarà molto da dire a livello di bilancio, che Paci ha sempre detto raggiungere i playoff comunque sarebbe stato un grande risultato. Il Teramo lo ha centrato, non lo ha centrato oggi, lo aveva già centrato qualche giorno fa, e vedremo soprattutto le prospettive in chiave prossimo avversario. Rivediamo la classifica, che ci dice che alla luce dei risultati odierni, come si poteva immaginare, vede il Foggia delle tre aveva l'impegno più complicato, e spesso sentendo anche colleghi di Foggia ci avevano detto il Foggia parte dalla posizione migliore e corre il rischio di stare nella posizione peggiore, ed effettivamente così è andata, perché poi Virtus Francavilla Palermo, al netto del vantaggio di Nunzella, poi il Palermo ha avuto comunque vita relativamente facile a Francavilla contro la squadra già salva e virtualmente di fatto già in vacanza. Il Teramo ha messo in ghiaccio il match nei primi minuti, e poi è stata sostanzialmente solo gestione di questo 2-0 che restituisce al Teramo l'ottava posizione, come detto, come lo scorso anno. È chiaro che anche in questa circostanza il Teramo tutti i turni che giocherà, speriamo che siano più di uno, tutti i turni che giocherà li giocherà lontani dal Bonolis, quindi di fatto saluta il proprio impianto questa sera con il 2-0 contro la Viterbese. È stato un... intanto c'è il presidente Iachini che parla questa sera, immagino a consuntivo della stagione regolare. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua, mettiamo in registrazione, ci siamo. Può procedere quindi Walter con la prima domanda. Prego. Allora, presidente, andremo a giocare i playoff a Palermo. Soddisfatto di quello che è stato l'epilogo di questa domenica a coronamento del campionato? Penso che la partita sia stata una bella partita, l'avete vista tutti, è stata una buona prova di dimostrazione che anche con una squadra che non era completamente quella titolare, ma ha dato prova di giocarsela sempre fino in fondo. Dopotutto la Viterbese non era venuta qui per passeggiare, anzi erano venuti con uno spirito sicuramente per fare il risultato, perché volevano dimostrare le loro capacità. Credo che abbiamo fatto una bella partita, peccato il risultato così come è andato a Francavilla. Avremmo voluto giocare la prima
almeno in casa, sperando che gli stati riaprono. C'è sempre questa incognita che secondo me è assurdo, dato l'evoluzione della crisi del Covid, come sta andando, però oggi siamo qua, andremo a parlare. Buonasera Presidente, allora vedo che sorride perché è un Teramo che si è ritrovato in questo finale di stagione, no? Ha ritrovato lo spirito, la condizione, l'entusiasmo, tutti ingredienti che servono ora per affrontare nel miglior modo i playoff. Si aspettava questo finale di stagione? Sì, assolutamente sì, perché le frustate che sono state date forse hanno risvegliato un po' l'orgoglio da parte dei ragazzi, perché dopo tutto questa è sempre una squadra che si è dimostrata all'altezza di poter competere con le squadre più blasonate e che giocano un buon calcio, sicuramente con squadre che giocano un calcio che non è da Serie C è una squadra che gioca male. Per i playoff non diciamo niente, perché la scaramanzia ho imparato che è molto importante nel calcio, però credo che ce l'andremo a battere. Dopotutto tutte le squadre che dovremo incontrare sono squadre che il Teramo ha affrontato sempre con risultati più che positivi. Qualora dovessimo passare a Palermo, stavamo vedendo che ci tocca rimanere in Sicilia, perché si dovrebbe giocare a Catania la successiva. Quindi vedremo un po' se la Sicilia sarà una regione che ci porta fortuna. Buonasera Presidente, benvenuto in diretta con l'Abruzzo del Pallone. Le chiedo, a consuntivo della stagione regolare, aspettando di vedere come andranno i playoff, facciamo come a scuola con il foglio protocollo, se ci mette al compito in classe del Teramo, un voto e il giudizio. Per tutta la squadra io darei un bel 8, visto che abbiamo raggiunto l'ottava posizione. Non perché siano simili, però insomma la squadra alla fine è andata bene. Considerando come siamo partiti, considerando come abbiamo affrontato questo campionato, con tutte le chimere negative che abbiamo avuto addosso, credo che siamo stati assolutamente meritato questa posizione. Certo, avremmo potuto avere una decina di punti in più se andiamo a raccogliere quei punti lasciati con squadre che oggi stanno lottando per la retrocessione, 10-12 punti in più. E purtroppo però con il senno di poi non si vincono le guerre, noi questo ci è toccato, questo siamo andati avanti, credo che la squadra ha potuto fare un buon gioco. La buona organizzazione ha dato i suoi frutti, a discapito di tutti quelli che ci hanno solo criticato durante tutta la stagione corrente. Quindi faccio un bel applauso ai ragazzi, al mister, ai direttori. Credo che il Teramo ha raggiunto quest'anno una posizione di classifica che, per le condizioni con cui ha giocato, con il parterre di squadre che si è trovato ad affrontare, credo che sia una delle migliori squadre che forse possiamo ricordare negli ultimi anni. Presidente, buonasera. Buonasera. Voglio chiederti, sei d'accordo nel considerare stasera Santoro ancora grande protagonista del Teramo? Insomma, è un po' l'emblema di questa squadra di quest'anno, questo giovane che sta venendo sempre più fuori e che andremo a giocare contro il Palermo, dal quale voi l'avete preso l'anno scorso. Insomma, un po' un cerchio che si chiude, non credo? Sì, due anni fa, questa è la seconda stagione che sta con noi. Santoro è veramente un ragazzo d'oro, e spero che possa anche essere attenzionato e valorizzato per quello che è un ragazzo che non merita questa categoria, è un ragazzo di categorie superiori, così come lo dimostrano già le telefonate che stiamo ricevendo in questi giorni. È
un ragazzo che si è espresso sempre all'altezza di quello che ha del suo potenziale e quello che potrà fare e potrà fare nelle prossime stagioni. Io credo che ci dovrà regalare ancora qualche bella emozione, spero che ce la regali nella sua città nativa, dandoci ancora l'entusiasmo per andare avanti. Presidente, io credo che nonostante il risultato sia un risultato soddisfacente, il rammarico sia più forte, perché noi andiamo a giocarci a Palermo una partita che dobbiamo solo vincere, sapendo che in campionato abbiamo fatto meglio del Palermo, battendolo a Teramo e pareggiando in Sicilia. Evidentemente noi i punti li abbiamo persi, come già ricordato, altrove. Non che a Palermo non si possa vincere, ma il problema è che si deve solo vincere. Sarebbe esaltante se si riuscisse. Però il rammarico c'è, perché ci divide un solo punto e noi di punti ne abbiamo buttati un mare. Ne abbiamo buttati tanti, sì Walter, te l'ho ricordato poco fa, purtroppo questo è il calcio, me lo insegnate voi prima di me, non possiamo recriminare su quello che è accaduto, dobbiamo adesso solo sperare di andare avanti. Io però vedo che questa squadra è in una fase di crescita, cioè si trova in un momento di, come dire, di presa di coscienza delle sue capacità. E io credo che noi oggi andremo a Palermo con la testa giusta, cioè noi andremo a Palermo a vincere e sicuramente, perché sappiamo che l'unico risultato che ci permette di andare avanti è la vittoria, quindi, e non penso che andremo lì con la paura di pareggiare, quindi andremo lì con la voglia di vincere. Penso che il risultato lo porteremo a casa, io ne sono convinto. Ecco Presidente, un altro merito di questa società, credo che lei sarà soddisfatto, è aver lanciato i tanti giovani. Oggi per esempio abbiamo visto un Luca Lombardi in campo che ha fatto molto bene, Bellucci, c'è stato il debutto di Bellucci, ma poi non tralasciamo i vari Piacentini, Santoro, Birligea. Insomma, questo è davvero un grande merito della società, aver lanciato tanti giovani e lo staff tecnico che ha lavorato bene sotto questo punto di vista. Sì, forse lasciatemi dire anche il Presidente, che all'inizio ha cercato di non puntare sempre ed esclusivamente sulle grandi punte, sulle punte, sulle persone valorizzate. Il campionato di Serie C è un campionato degli emergenti, secondo me. Bisogna mettere in luce i giovani talenti. Questo è il mandato che ha generalmente la Serie C. E noi l'abbiamo voluto fare, abbiamo voluto dare spazio ai giovani, nonostante che ci siamo accollati, attirati addosso le critiche dalla gran parte della stampa e della tifoseria più esaltata. Però io sono contento di questo, perché abbiamo dimostrato che possiamo fare bene, possiamo tirar fuori dei giovani, valorizzarli, perché la Serie C si può sostenere solo se riesce a valorizzare i giovani. Se noi continuiamo a prendere giocatori sicuramente maturi, bravi, che ci possono assicurare posizioni, è difficile reggere un campionato di queste condizioni. Poi, specialmente con quello che abbiamo attraversato, con la crisi economica del nostro campionato, e se non riusciamo a tirar fuori dei giovani, veramente dobbiamo chiudere bottega. Presidente, i giovani possono essere sia giocatori ma anche allenatori, e voi ne avete uno giovane. Allora le chiedo, al netto di come andranno i playoff, e noi adesso a una settimana di distanza chiaramente non lo possiamo sapere, però possiamo chiederle se l'anno prossimo Massimo Paci siederà ancora sulla panchina dello Stadio Bonolis? Allora, questa è la quinta volta che me lo richiedono nel giro di un paio di settimane. Ho già detto che noi con Massimo Paci abbiamo riavviato il tavolo, perché non scordatelo, io già gliel'avevo chiesto a Massimo in tempi non sospetti a novembre di rimanere con noi. Poi
vedremo tutto quello che succede, perché voi sapete meglio di me che il campionato finisce a giugno e da qui a giugno possono accadere tante cose. Possono accadere che Massimo avrà un espumare e venga richiesto da tante altre squadre, così come che ne so, il Teramo possa avere un'altra proprietà e possa portare un'altra cosa. Cioè, sono tante le variabili in gioco, quindi oggi come oggi, se dovessi rinnovare a Massimo Paci il contratto, lo firmerei subito. Però andare a fare le previsioni da qui a fine campionato, insomma, ce ne vuole. Il campionato si chiude il 30 di giugno, perché mi sembra che quest'anno forse slitteranno un po' la data per le iscrizioni, quindi c'è tanto tempo per poter vedere quello che succede. Presidente, visto che siamo in tempi di bilanci, di questa regular season che avete giocato, ti chiedo la partita che ti è rimasta più favorevolmente impressa del Teramo e quella che invece ti è rimasta proprio qui, che non hai digerito. Allora, di quelle che non ho digerito te le posso dire tutte, tutte quelle che abbiamo perso, specialmente con le ultime, in classifica. Quella che mi è piaciuta di più, quella con la Ternana in casa, anche se abbiamo perso, però devo dire che è stata una bellissima partita dove mi sono veramente esaltato, perché ho pensato che questa è veramente una forte squadra, nonostante che abbiamo perso, credo che quella fosse la partita che mi è piaciuta di più. Presidente, perché fra le righe ci hai detto se mai cambiasse la proprietà? Walter, perché purtroppo non sappiamo neanche dove andremo a finire domani mattina. Io sono una persona molto razionale, quindi non dico mai che farò una cosa e certa di farla quando ci sono tante cose che possono accadere. Quindi me lo insegnate voi, il calcio è una scienza non esatta, è una scienza del caos, l'ho già detto, è la teoria del caos in assoluto. E quindi possono cambiare le situazioni dalla sera alla mattina, in bene, in male, assolutamente. Quindi, però non ci giriamo intorno alle parole, no? Quindi so che a voi piace, come dire, speculare sui termini, sulle battute che vengono fatte, però è così, io sono una persona molto razionale e mi rendo conto che possono accadere tante cose. Anche perché lo vedete, no? Io pure quando sono entrato qui pensavo di fare tante cose velocemente, no, non vorrei tornare sulle note polemiche che voi sapete benissimo, però se dovessi essere razionale, io penso che giusto per buttarla lì, la concessione dello stadio l'avrei dovuta avere a settembre. Invece siamo passati 2 anni, è passato 1 anno, ancora non si vede quello. Quindi adesso hai imparato molte cose in 2 anni. Ho imparato dagli altri, quindi adesso, se permetti, non voglio dire più niente, perché tanto qui ognuno quando si sveglia la mattina decide quello che vuole fare, quindi purtroppo non c'è una razionalità nelle cose, quindi non dipende da me. Se dipendesse da me io saprei cosa fare, però non dipende da me, quindi andiamo avanti. Grazie. Ok, c'è qualche altro? Grazie. Perfetto. No, io volevo solo chiedere. Stasera non c'è nessuno. Io volevo solo chiedere al presidente, dopo 2 anni di gestione, cosa è cambiato in lei, presidente? Cosa è cambiato in me? Sì. Conto in banca sicuramente è cambiato profondamente, quello te lo garantisco, è cambiato profondamente in negativo. E poi niente, no, è stata una bella esperienza di vita, credo di aver fatto un campionato, anzi 2 campionati tra i più difficili, come ho già detto, insieme a tutti gli altri presidenti che sono in questo momento in carica nella storia del calcio. Spero che non sia così pure il prossimo, spero che possa esserci veramente questa benedetta riforma, perché se non ci sarà la riforma veramente la vedo dura. Faranno, secondo me torneranno le vecchie maniere, cioè si voleva fare un calcio, diciamo, pulito, ben organizzato, ma così non si può fare calcio. La riforma dei gironi, presidente, nel caso ci fosse, è una riforma che la soddisferebbe? Ma no, io credo che bisogna tornare assolutamente a fare quella che una volta si chiamava C1-C2,
oppure C d'élite, C normale o B2 e C, quello che è, perché comunque oggi abbiamo 60 squadre che hanno la probabilità di andare in Serie B, una probabilità del 6,7%. Qualora ci fosse una riforma per andare in chiamiamola così, in C d'élite, la probabilità sale al 20%, quindi sicuramente una squadra è ben più motivata e titolata per poterla andare. E anche lì, passando dalla C2 alla C1, le probabilità salgono al 10%. E credo che questa gradualità per permetterti di salire possa rendere un po' più meno traumatico e più forse con capacità organizzative migliori. Oggi andare in Serie B è veramente una cosa impossibile, non dico impossibile, molto molto particolare. Abbiamo visto l'esempio del Bari, guardate come è finito il Bari, che è una corazzata all'inizio, una squadra che ha investito tantissimi soldi, insomma oggi ci si ritrova con uno squilibrio dove una società come il Como, che ha speso nell'arco di 2 anni, 3 anni, poco meno di 6 milioni e mezzo, si ritrova ad andare in Serie B con squadre che ne hanno spesi 15, 20, 25 milioni e stanno ancora a lottare per arrivare, diciamo, ancora al playoff, ma la probabilità anche lì diventa ancora molto molto bassa. Quindi non mi soddisfa neanche la riforma Gironi sul livello nazionale, perché purtroppo non è una formula vincente, bisogna secondo me salire gradualmente, quindi da quella che è una C d'élite e per poter andare in B. Sono troppo pochi gli spazi per 4 posti con 60 squadre, non è equilibrato assolutamente. Presidente, una curiosità veramente in conclusione, qualora dovesse accadere, è pronto al derby col Pescara? L'anno prossimo? Ma io mi auguro che, non mi auguro che Pescara retroceda innanzitutto, ma qualora dovesse accadere ciò, io mi auguro pure che lo segua il Cosenza, in maniera tale che noi saliamo al girone B e Pescara e Cosenza se la giocano al girone C, che diventerebbe un girone veramente d'inferno a quel punto, perché se ci mettiamo pure il Cosenza e non dovesse salire nessuno. Quindi non lo vuole, mi pare di capire. Assolutamente, io vorrei un campionato, diciamo, equilibrato. Credo che ci siamo già fatti 2 anni in questo girone d'inferno e sinceramente fare il terzo su questo girone non lo auguro a nessuno. Se lo passa il Pescara questa volta, no, scusatevi il termine, però torno a ripetere, non auguro al Pescara. Spero che il Pescara possa vincere le prossime 3 partite e sperare di fare la lotta, perché comunque agli spareggi il Pescara ha sicuramente una marcia in più. Però se non le vince le prossime 3 partite, come è molto probabile, il potere contrattuale di Teramo e Pescara in Abruzzo credo venga accresciuto. Proviamo a dare egoisticamente una chiave di lettura diversa. Teramo e Pescara insieme nello stesso campionato hanno più forza nei confronti di chi non dovrebbe dimenticarsi mai che ci sono solo 2 squadre professionistiche in questa regione. Ma no, Walter, purtroppo queste cose si dimenticano molto facilmente, come avete chiaramente visto, specialmente tornando alla famosa legge sui ristori che è stata fatta dalla Regione Abruzzo. Ci sono voluti 6-7 mesi per tirar fuori una legge. Sembrava che da quando l'avevano promulgata, nel giro di neanche una settimana usciva il regolamento, è passato più di un mese e mezzo e ancora non se ne vede. Mi dispiace, ma non sono più abituato a ragionare con i tempi della politica. La politica purtroppo la dobbiamo lasciare perdere, effettivamente. Devi ragionare, e qui sicuramente me ne vorranno tutti i tifosi, da aziendalista. È un'azienda, quando la governi, la devi governare sulla certezza e non sulle speranze. Purtroppo qui dice di speranze si vive solo con la politica, ma di certezze non si vive niente, quindi non possiamo fare, non ci possiamo illudere, purtroppo. Grazie.
Possiamo rientrare? Insomma, una conferenza stampa lunga, ha trattato il presidente Iachini parecchi argomenti, vediamo se Paci si siede subito oppure se c'è da attendere, probabilmente qualcosina. Col contratto. Okay. Terminata, quindi ha parlato solo il presidente Franco Iachini a consuntivo. Mi è piaciuta quella, l'abbiamo notata insieme, quella risposta del vabbè, magari se il Pescara dovesse andare giù, speriamo che ci vada anche il Cosenza, così loro vanno nel C e noi saliamo. Ma si faceva anche il discorso del potere contrattuale, che è vero, peraltro anche per la bellezza del girone, visto che ormai dobbiamo proiettarci anche alla prossima stagione, il Teramo, se non farà un autentico miracolo ai playoff, farà la Serie C e il Pescara ormai è, aspettiamo la matematica martedì, un girone dove ci sono Teramo e Pescara, per l'Abruzzo calcistico, dopo il trauma della retrocessione del Pescara, che è un trauma appunto per la nostra regione a livello sportivo, ma visto che così sarà, avere il derby, ma soprattutto avere due squadre nello stesso raggruppamento, penso che sia una cosa diciamo positiva, visto che comunque una squadra appunto è retrocessa ed è il Pescara. Insomma, mi fa strano sentire il presidente Iachini che dice vabbè, speriamo che retroceda anche Cosenza, così se ne vanno nel girone del sud. Io penso che se sarà così, cioè una Serie C con due abruzzesi, se stanno nello stesso girone, tanto certo, meglio, perché se ne gioverà l'Abruzzo calcistico, che d'altro canto ha perso una Serie B, almeno avere due squadre nello stesso girone, penso che faccia bene poi a entrambe stare nello stesso girone per tanti motivi. Anche se prima, durante la partita, Perugia e Ternana, il nostro giustamente ci ha detto Perugia e Ternana le hanno messi in posti diversi e sono salite tutte e due. Quindi sì, poi, però io ho inteso cosa volevi dire, nel senso che se la mettiamo dal punto di vista del campanile, Perugia e Ternana hanno la stessa rivalità che ha Pescara con Chieti e Teramo con Giulianova. Sì. Pescara e Teramo sicuramente saranno rivali, sicuramente ci sarà campanile, ma non ci sono antefatti storici che portano queste due squadre a un odio viscerale sportivo come con le altre squadre che abbiamo citato, Giulianova per il Teramo e Chieti con il Pescara. Mi dispiace anche dover fare insomma questi discorsi, ma se la mettiamo dal punto di vista del campanile non c'è quel tipo di rivalità, e per il fascino che avrebbe da abruzzesi, e noi insomma che seguiamo il calcio e seguiamo da vicino queste due squadre, averle nello stesso girone sarebbe il massimo, visto che, ripeto, dobbiamo fare ai noi i conti con una retrocessione dalla Serie B del Pescara e quindi l'Abruzzo che perde la seconda serie nazionale. Ci potrebbe essere, ci scrivono anche una Serie C con tre abruzzesi qualora questo sarebbe il sogno. Vincesse, è chiaro che non è semplice, è chiaro che glielo auguriamo al Notaresco di vincere il girone F, però è altrettanto vero che in questo momento mi sembra un po' complicato. Comunque poi sì, saremo. Però sarà il campo a decidere, e potenzialmente il Notaresco, ora vedremo il recupero, sarà difficile contro il Pineto, ma classifica la mano e classifica potenziale, il Notaresco ha due punti meno del campo basso, quindi è una Serie D ancora da decidere. Ricordiamo peraltro che in Serie D non vale la classifica avulsa per il primo posto, quindi se il Notaresco aggancia il campo basso poi sarà spareggio, quindi è ancora tutta da giocare. È stata una lunga serata, io vi ricordo, rivediamo la classifica per l'ultima volta del girone C di Serie C, classifica definitiva con gli accoppiamenti, la Ternana in Serie B, Avellino, Catanzaro e Bari saltano il primo turno perché classificate al secondo, terzo e quarto posto, il playout sarà Paganese e Bisceglie in casa della Paganese, che avrà due risultati su tre, i playoff saranno Juve Stabia, Casertana, Catania, Foggia, Palermo, Teramo. Si giocherà al Menti di Castellammare, al Massimino di Catania e alla Favorita di Palermo domenica prossima. E quindi vedremo. E a dispetto di quella graduatoria, sempre per il gioco del software, è il Catanzaro che finisce al secondo posto e l'Avellino terzo, sì, per classifica avulsa. Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Hai fatto bene a ricordarlo. Peraltro, io vi dico che, scusate Maurizio, mi rimetti un attimo la classifica? Perché un'ultima considerazione.
Il Catania ha 2 punti di penalizzazione. È chiaro che abbiamo passato un campionato, prima erano 4, poi sono diventati 2. Io non so se prima o poi ci sarà una questione, una sentenza definitiva. Il Catania aspetta da veramente da illo tempore. Arriva in settimana, altrimenti. Perché ve lo dico? Perché è chiaro che se in settimana arrivano i 2 punti di restituzione al Catania, e il Catania aggancia la Juve Stabia ed è in vantaggio per gli scontri diretti, quindi sarebbe Catania Casertana e Juve Stabia Foggia. Ve lo dico perché è un'eventualità, non sappiamo quanto probabile, quanto remota, non lo so, però è evidente che ci è anche questa cosa qui. È stata una lunga serata, 4 ore di Abruzzo del pallone. Grazie a Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti, e domenica prossima potrebbe essere anche peggio. Domenica prossima potrebbe essere anche peggio, benissimo. Quindi questo aspettiamo l'orario del Teramo, perché abbiamo la data ma non abbiamo l'orario. Certo. Grazie a Maurizio Daguin e regia, ci ha supportato in maniera egregia. Grazie a voi che ci avete seguito. L'Abruzzo del pallone torna domenica prossima. Io vi ricordo gli appuntamenti, che questa settimana sono veramente, sono da non perdere mai, però stavolta ancora di più da non perdere. Domani sera replay per la situazione drammatica in casa Pescara, e saremo a poche ore da Pescara a Reggiana, che si gioca martedì alle 14. Quindi domani sera replay con Enrico Rocchi. Martedì alle 14 diretta stadio con Andrea Costantini per seguire Pescara a Reggiana. La sera ci saremo noi con Proteramo per il post, e di fatto già ci proietteremo verso Palermo-Teramo. Poi mercoledì c'è pallavolo alle 21.30. Pineto che ha vinto gara 2, va a gara 3 contro Motta di Livenza. Perfetto, molto bene. Mercoledì alle 21.30, giovedì c'è velo e poi via via, fino all'Abruzzo del pallone di domenica prossima alle 19.30. Grazie a tutti, buonanotte.